Buongiorno a tutti, benvenuti. Normalmente quando ci sono convegni non tenuti in una sede così importante c'è il cerimoniale per salutare le autorità presenti. Io qui sarei in difficoltà a salutare le autorità presenti e quindi gli onorevoli presenti mi perdoneranno se rivolgo alle onorevoli e agli onorevoli presenti un ringraziamento e un saluto iniziale collettivo, senza entrare nel dettaglio per ovvi motivi. È una giornata di informazione. Quale in teoria dovrebbero essercene tante? E informazione perché stiamo parlando di un argomento che, pur pervasivo delle nostre vite, spesso non viene dibattuto. Motivi sono molti e probabilmente li vedremo sentendo i relatori di oggi. Probabilmente perché in molti casi prevale forse un atteggiamento dogmatico. Ma gli atteggiamenti dogmatici è meglio forse lasciarli alla sfera della religione. Invece in questo caso, per una materia un pochettino più arida come quella che capita, di cui ci si occupi io personalmente e i relatori presenti e tanti dei presenti, qual è l'economia? Forse il dogma possiamo anche cercare di abbandonarlo. Il titolo della giornata di informazione è «L'Europa alla resa dei conti», ma non perché si intenda una resa dei conti dal punto di vista militare o di minaccia o cose di questo tipo, alla resa dei conti perché, e suppongo che gli interventi di oggi lo dimostreranno, così come lo dimostra l'occasione che ci ha riuniti qui, vale a dire la presentazione del libro del professor Rinaldi, Europa Caput, la resa dei conti avverrà indubitatamente. Perché quando c'è un equilibrio instabile, e in questo momento è sotto gli occhi di tutti che la situazione economica europea sia un equilibrio instabile, la situazione è analoga a quella di una trottola che comincia a ballare. E non è possibile rimetterla dritta. Qualcosa succederà. Per cui, dato che qualcosa succederà, perché lo status quo attuale è momentaneo, l'informazione è quella che ci salva, perché poi qui, non in quest'aula, ma in questo palazzo, si sarà chiamati a prendere delle decisioni gravi e delle decisioni urgenti. Queste decisioni dovranno essere frutto della massima informazione possibile. Quindi qui ci sarà, oggi sentirete delle opinioni di persone che hanno una precisa visione nei confronti dell'Europa e dell'euro. Vi invito ovviamente a sentire o a organizzare altri dibattiti con persone che hanno altro tipo di opinione, un altro tipo di visione, ma bisognerà parlarne. Non c'è urgenza, dal mio punto di vista, maggiore dell'informazione su questo tema, perché qualcosa succederà. Chi pensa che sia possibile aspettare e ottenere un ristabilimento della situazione, della tranquillità precedente, si illude. E ve lo dimostreranno i relatori. Prima però ci sono i saluti di chi ha contribuito all'organizzazione di questa giornata, vale a dire dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara, della Lean Campus University di Roma e dell'Associazione Asimmetrie. Lascio pertanto la parola per il primo saluto alla signora, quindi alla professoressa Morgante, preside della Facoltà di Economia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara. So di essere 1,54 m e quindi non mi vedete bene, ma mi metto sulle punte praticamente. Io mi sembra un po' strano portare i saluti della Facoltà di Economia e dell'Ateneo D'Annunzio fuori dalla sede universitaria in un convegno, però vi dico che mi fa veramente piacere stare in questa splendida sala
e avere tante persone interessate, spero, a quello che è un argomento estremamente importante. Però volevo dire una cosa. Il lavoro dei professori della mia facoltà, che oggi si chiama Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche, ma è la Facoltà di Economia dell'Ateneo d'Annunzio, i miei professori, Alberto Bagnai e Antonio Rinaldi, hanno esposto nei loro libri quello che è frutto di uno studio e di una ricerca scientifica. Ora, se permettete, vorrei togliermi, dicevo prima ad Antonio, un sassolino dalla scarpa. Ribattere alle tesi esposte da Alberto Bagnai, liquidando la questione dicendo appartiene a una piccola università, non mi sembra che sia degno di un dibattito scientifico. Adesso però voglio dire una cosa a difesa del mio Ateneo, a difesa della mia facoltà e a difesa del mio dipartimento, perché Alberto e Antonio non hanno bisogno di difendersi personalmente. Allora, l'Ateneo d'Annunzio ha 36.000 iscritti, sede di Pescara e sede di Chieti. La facoltà di economia ha 4.250 iscritti. L'Ateneo di Chieti è uno dei grandi atenei per numero di iscritti italiano. Il mio dipartimento ha avuto una valutazione per la ricerca molto buona, il Dipartimento di Economia. Lo stesso il Dipartimento Giuridico e di conseguenza la scuola stessa, o la facoltà, come la vogliamo chiamare. Di fronte a questi numeri, liquidare il lavoro di studiosi della mia facoltà come un lavoro di un piccolo ateneo, spero che nella loro ricerca scientifica, coloro che hanno liquidato in questo modo il dibattito e non hanno accettato il dibattito con i miei professori, siano un pochino più attenti e sappiano meglio manipolare i dati che normalmente utilizzano nelle loro ricerche, perché se li manipolano allo stesso modo, allora è come sparare sulla Croce Rossa dibattendo con loro. Quindi io spero che oggi il dibattito che viene fuori è un dibattito veramente scientifico, perché fino adesso nella nostra facoltà gli incontri che si sono avuti e si sono proprio su questo tema erano dei dibattiti scientifici. Abbiamo sempre cercato di dare scientificità ai nostri incontri, soprattutto per la presenza degli studenti. Io spero di sentire qualcosa che... Io sono professore di gestione della produzione e di tecnologia di recupero e riciclo dei materiali, quindi mi sporco le mani con la produzione, non sono in grado di valutare al di là di quello che è l'azienda. Però spero di acquisire maggiore conoscenza per poter di nuovo magari ribattere a chi viene a dire che queste nuove teorie escono da un piccolo ateneo. Vi ringrazio. Ora il saluto del professor ministro Scotti per conto della Lincampus University, di cui è presidente. Grazie. La Linc ha dedicato in questo anno accademico trascorso grandissima attenzione al dibattito, alla ricerca, al dibattito sui temi della crescita e quindi avendo al centro i temi europei. Rinaldi li cita
alcuni di questi nella bibliografia, soprattutto alcuni sviluppati insieme con lui e con gli altri docenti. La funzione dell'università non è la funzione del sostegno dell'esperto del principe. La funzione dell'università è la funzione critica. È la capacità di ricondurre l'analisi, il confronto, la ricerca alla dimensione oggettiva dei fatti. Noi stiamo attraversando un periodo drammatico per la povertà delle idee. I numeri sono tanti, ma le idee sono scarse, le idee strategiche. Affrontare il tema, e qui il testo di Rinaldi è abbastanza ricco, sull'analisi degli scenari, della moneta, lui nega che si possa parlare di una moneta. Ha una visione più complessiva e più strategica dell'Europa. Non è soltanto un problema che attiene il futuro dell'economia europea, ma il futuro dell'Europa nel suo assieme. Quando noi discutiamo della Germania, è ampiamente, il nostro amico Rinaldi lo fa nel suo saggio, soprattutto analizzando anche lo scenario D. Noi concentriamo l'attenzione entro ambiti settoriali, dimenticando, per esempio, una delle cose fondamentali, che tra noi e la Germania ci divide profondamente una visione del futuro della governance politica e di sicurezza del mondo. Cioè la Germania ha posto la sua candidatura a un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza, perpetrando una visione ed una struttura del Consiglio di sicurezza analogo a quella del 1946, in un mondo totalmente cambiato, mentre noi abbiamo posto il problema, la sfida all'Europa, di una riforma del Consiglio di sicurezza basato sull'emergere delle nuove grandi aree che si vanno configurando nel mondo in una rappresentatività non nazionale, ma in una rappresentatività di area. Il problema sta tutto qui. Questa bufera economica, non dimentichiamo, si svolge, quello che sta per avvenire, in un mondo nel quale c'è una profonda crisi della cultura economica. Quello che è avvenuto dagli anni 70 in avanti, con una rigidità di contrapposizioni di scuole, ciascuna con un possesso di una visione globale. Non voglio entrare in questo ambito, ma questo è. Quindi c'è una debolezza estrema della cultura economica e della capacità di leggere quello che sta avvenendo e di capire
le dimensioni possibili di una politica e di un intervento. Secondo, una debolezza totale della politica. Sono 20 anni che il mondo affida allo spontaneismo dei mercati la garanzia e la composizione degli interessi e degli equilibri nel mondo. Basterebbe guardare cos'è il dibattito intorno alla governance mondiale, perché non c'è... Terzo, l'Europa si colloca dentro uno sconvolgimento radicale degli equilibri geopolitici e geoeconomici del mondo. Noi continuiamo a ragionare come se fossimo dentro alcuni anni fa. Noi costruimmo Maastricht quando cresceva l'economia europea e pensammo che una crescita del 3% reale, 2% di inflazione, fosse in grado di sopportare parametri studiati così, a tavolino e non, e mettendo l'Europa di fronte a un cappio di deficit e di debito, senza sapere come uscirne, come affrontarlo. Siamo dentro tutto questo, cioè questo dibattito è enorme, e nell'agenda politica italiana o c'è il dibattito ancora di contrapposizioni, di ideologie, e si ragiona dentro questo. Io ricordavo prima a Guarini, andammo insieme nel 1984-85, era l'inizio, in Grecia, a spiegare ai nostri colleghi greci l'Europa. Allora c'era uno scontro, poi alle elezioni Karamanlis vinse e pose il problema dell'Europa. Quello che noi spiegavamo allora non c'è più. Ora l'Europa è sempre stata schiacciata dentro tre filoni, e questi sono così ben esplicitati da libro. Uno, quello dei massimalisti, si pensa all'Europa sul modello degli stati federali. Questo non c'è. Questo sarebbe un errore, un torno indietro. L'altro, che pensa all'Europa dentro uno schema di stati nazionali, fuori non c'è nessuna creatività di quello che dentro è avvenuto in Europa in questi anni e quello che bisogna recuperare. Cioè qui bisogna recuperare. Quando, e chiudo, nel 1600, i cinesi chiedevano ai padri gesuiti, ma con tutti i re e i principi dell'Europa non ci può essere che guerra. Nel XVI secolo c'erano in Europa 500 stati e principati. Nel 1848 ce n'erano 100. Oggi ce ne sono 28, ma che cosa sono? Che cosa sono gli stati? Qui c'è tutto il discorso da riprendere. Non c'è coraggio, si torna sulle cose vecchie. Tutto il dibattito si svolge intorno a temi che sono chiusi, e le università sono chiuse dentro questi schemi e queste culture economiche, giuridiche, tradizionali, e non riescono a venirne fuori. Le grandi università che dovrebbero formare la classe dirigente del nostro paese. Questo è, io dico alla collega dell'Aquila, non bisogna avere nessuna preoccupazione, bisogna rompere questo schema. Io credo che solo dalle piccole università, non è il numero, conta, quello può venire una capacità di elaborazione nuova, una risposta a quello che dette il rettore della London School of Economics alla regina d'Inghilterra, che gli chiedeva, ma come mai voi non avete visto quello che stava succedendo in questo momento? E lui disse, sapete cosa ci è mancato? Dopo aver consultato i suoi docenti, la creatività, la fantasia. È questo che manca insieme al coraggio. Grazie.
Ora l'ultimo saluto, anche se in realtà è un aperitivo, diciamo così, di un atteso intervento che farà dopo il professor Alberto Bagnai per conto dell'associazione Asimmetrie, che di sicuro si cerca fantasia, chi non lo conoscerà oggi, non ne difetta, ma non tanto per le tesi, perché come ossessivamente insiste non sono sue, ma sono di persone ben più titolate di quello che potrebbe essere lui, povero professore di un ateneo di dov'è la professoressa Morgana? Ecco, proprio professore di ateneo di provincia, ma la fantasia con cui riesce a comunicarle, con cui è riuscito a spostare la consapevolezza pigra di tanta gente è sicuramente senza pari, per cui per l'associazione Asimmetrie, in aperitivo del prossimo dell'intervento che seguirà il professor Bagnai. Grazie Claudio. Grazie, vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi. L'associazione che abbiamo costituito nel luglio scorso, insieme a Claudio e ad altri pochi, per il momento, ma spero presto tanti, valorosi, si propone appunto di studiare le asimmetrie economiche, che sono secondo me anche un pezzo del dramma che stiamo vivendo, oltre ad essere diventati un campo di studio autonomo delle discipline economiche con tanto di riviste scientifiche ad esse dedicate. Gli esempi più banali che si possono fare sono quelli per i quali noi continuamente nei nostri giornali sentiamo sempre parlare di debito e senza che mai ci venga in mente che se qualcuno ha preso soldi in prestito qualcun altro glieli ha dati e quindi a ogni debito simmetricamente corrisponde un credito. E già capire chi è il debitore e chi è il creditore ti fa fare, come dire, un salto in avanti nella consapevolezza analitica di molti problemi. Ma non voglio annoiarvi con questi dettagli. Rispetto a questo evento, la mia associazione si è limitata semplicemente a fornire un minimo di supporto segretariale per la gestione degli accrediti, perché abbiamo capito che il prestigio di Antonio, di Claudio, di Giorgio, del professor Scotti, del professor Guarino avrebbe attirato tanta gente, e abbiamo capito che se non ci fosse stato un minimo di organizzazione avremmo rischiato, diciamo così, di fare scontente tante persone. Spero che tutti quelli che hanno espresso il desiderio di partecipare ci siano riusciti, e questo è, diciamo, se questo si è verificato vuol dire che l'associazione ha lavorato bene. Allora vi auguro un buon ascolto degli interventi dei relatori, perché ora si entra, diciamo, nel vivo del dibattito. Grazie e buon proseguimento. E non mi verrebbe in mente modo migliore di entrare nel vivo del dibattito che quello che sto a fare, vale a dire lasciare la parola al professor Savona, che per sua richiesta presenterò come uno che tutti i giorni tenta di fare l'economista. Secondo me, lui dice, non sempre riuscendovi, mi piacerebbe che gli standard qualitativi fossero questi per tanta e tanta parte di quanto viene fatto nel nostro paese, per la relazione introduttiva. Chiedo però una cosa ai relatori, di essere precisi con i tempi, perché ci terrei veramente che ci possa essere uno spazio di dibattito, e quindi anche se mi rendo conto che comprimere poi dopo tante volte riesce a essere a scapito della qualità, ma la qualità delle persone è tanto alta che sono sicuro che ci riusciranno. Quindi per 20 minuti il professor Savona, la relazione introduttiva al convegno. Grazie Borghi. Parlo con l'orologio alla mano per non sforare. Professoressa Morgante, io le suggerisco di allacciarsi le cinture, direi bene, e prepararsi all'ondata di ritorno, perché Bagnai e Rinaldi le stanno preparando un habitat in cui la sopravvivenza è piuttosto difficile, quindi lei dovrà subire l'impatto di ciò, perché un po' è un augurio, un po' una realtà. La scuola di
scienze economiche, se ho colto bene il termine, sta prendendo qui in Italia, per colpa delle altre università, compresa la mia, la posizione che ha avuto la scuola di Chicago nei confronti delle varie università che professavano all'epoca le teorie keynesiane. Quindi la direi scuola di scienze economiche sta assumendo la posizione di contrasto nei confronti della Bocconi. Finalmente, auguri. L'occasione, e non è una battuta di spirito, non è una battuta di spirito. Io vengo da Villa d'Este, dove sono l'unico che prendo la parola contro, direi, questi che mi espongono questa magnifico euro e magnifica Europa. Naturalmente la cosa migliore che mi può capitare è ignorarmi, però reagiscono anche qualche volta. Allora, l'occasione è di un brindisi intellettuale per il nuovo libro di Antonio Rinaldi. In che cosa consiste, nelle mie valutazioni, questo libro? L'ho scritto nella prefazione. Riassumo brevemente che il compito che ha svolto Antonio è quello di cogliere gli umori della gente, che, come voi sapete, sono presenti in ogni angolo di strada, in ogni cena, in ogni colazione, in ogni incontro, un po' meno sulla stampa ufficiale. E nel raccogliere questi umori si è domandato, ed ecco questa una prestazione che Scotti sarà d'accordo, molto importante, che fare, è quella che direi gli uomini di cultura, gli economisti devono fare, è quello di domandarsi: ma questi malumori, questi umori hanno fondamenti pratici? E se hanno fondamenti pratici, che già direi è un primo passo, hanno fondamenti teorici? Perché tra le due cose, ovviamente, tra la spiegazione e direi la realtà che si realizza, non sempre vi è coincidenza. Voi sapete che Colombo era convinto di essere arrivato alle Indie, mentre è arrivato nelle Americhe. Quindi tra percezione e realtà non sempre vi è coincidenza. Quindi il lavoro che ha fatto Antonio è un lavoro che risponde a questa esigenza della professione. Io non voglio trattenermi, perché ci sono delle cose importanti da dirsi che sono contenute nel libro di Antonio, e voglio invece soffermarvi brevemente su quella che, e mi rivolgo anche ad Alberto Bagnai, quella che a un certo punto può essere definita la via economica all'Europa, che è quella che è prevalsa, è quella di cui noi discutiamo. Oggi invece il professor Guarino ci porterà una analisi piuttosto importante sulla via giuridica dell'Europa, che può rappresentare, Antonio ed Alberto, effettivamente un'alternativa importante, perché la via economica, la via del dibattito economico che noi abbiamo intrapreso è chiusa. Cioè gli interventi al quale io sono assistito, ho assistito a Villa d'Este di Von Rompuy, Mario Monti, Barroso, Almunia, Trichet e compagnia cantando, erano tutti dice: ormai abbiamo la ripresa, questo conferma il fatto che la politica che abbiamo seguito è corretta e quindi dobbiamo solo approfondirla. Questa è stata la questione. Quando qualcuno ha detto qualche cambiamento si potrà avere dopo le elezioni della Merkel, il capo dei consiglieri economici della Merkel, il professor Schmatzman, credo che si pronunci così, ha detto: scordatevelo, la Germania non cambierà, ve lo dico brutalmente, quindi per favore, a un certo punto l'Europa è quella che è. Quindi la via economica dell'Europa, nelle mie valutazioni, è priva di sbocco. Il problema dell'uscita dell'euro solleva un problema giuridico di proporzioni gigantesche, e qua Guarino non è completamente d'accordo, ma spiegherà lui, e
invece la via economica non è né l'abbandono dell'euro in questa fase, per ora, né direi il tentativo di cambiare la politica fiscale. Queste due problematiche che sono rilevanti possono essere affrontate solo sul piano giuridico. E qui faccio un piccolo regalo che non potevo far prima perché è arrivato un SMS adesso. 136 economisti e uomini di cultura tedeschi, guidati da Manfred Neumann. Manfred Neumann è uno dei principali economisti tedeschi, hanno firmato un documento in cui si dice che lo OMT, cioè la decisione presa da Draghi, è illecita e invitano la Corte Costituzionale tedesca a bollare questo tipo di politica. Tanto per dirvi, cioè anche loro sono passati alla via giuridica dell'Europa, non più un problema strettamente economico, ma che cosa può essere salvato della via economica? Nelle riflessioni che ho fatto nel corso di questi 3 giorni per me di sofferenza, perché sono stati 3 giorni di sofferenza, riflettendo su una ricerca alla quale ho collaborato, su un qualcosa che la gente non percepisce, che è la filiera della plastica. La plastica è il settore che ha più elevata crescita nel mondo come saggio di sviluppo rispetto all'alluminio, al ferro e a tutte le materie prime, compresa anche il petrolio. Cresce all'8%. In questo settore sta irrompendo in un modo gigantesco la Cina, che ha già scalzato l'Europa, che ha una quota del mercato mondiale del 20%, dove domina ovviamente anche la Germania, e sono ormai al 21%. La realtà è che se l'Europa la smettesse di fare politica monetaria e politica fiscale come la sta facendo e tornasse alle sue origini, che era la politica industriale, il tentativo di proteggersi dalla unfair competition che un mercato mondiale è, direi, in condizioni in qualsiasi momento di attuare, se non ritorna a fare politica industriale concentrandosi, e qua Tajani mi ha seguito, questo è chiaro, no? Evidentemente lui è responsabile della politica industriale. E gli ho detto, abbiamo fatto l'atomium, abbiamo fatto, no, prima il carbone e l'acciaio, poi abbiamo fatto l'atomium, poi abbiamo sistemato la siderurgia, abbiamo sistemato i tessili, abbiamo fatto tanti altri interventi. Alla mia richiesta che bisogna preoccuparsi di non farsi sfuggire per l'unfair competition cinese la filiera della plastica dall'Italia, a un certo punto salvo Tajani, grande freddezza. E gli ho detto a Tajani, auguri, però porta il messaggio che dobbiamo tornare alla politica industriale. Quindi quando io parlo di via economica e ritorno su questo concetto, e con ciò chiudo guadagnando dei minuti preziosi da dare a Guarino, e quando io dico che o riprendiamo il filo del discorso che nel mercato globale ha un significato, quello di proteggersi dalla competizione unfair, che non è quella di Mario Monti che mette sotto inchiesta Microsoft, no, non è quella la politica industriale, no, non c'ha niente a che fare. La politica industriale è quando i vari settori, quello della difesa, quello dell'informatica, noi abbiamo ancora un sistema, come è stato presentato, di 27 sistemi informatici diversi, cioè tanti quanto sono i paesi, e non si riesce a raggiungere un accordo sul sistema unico. E così nel sistema bancario, abbiamo 27 sistemi bancari, e a un certo punto non si riesce a raggiungere un accordo. O torniamo a questo tipo di politica, oppure allora rimaniamo in un dibattito che non può portare, dati i gruppi dirigenti e i poteri che ci sono dietro, non può portare a uno sblocco né della politica monetaria, anzi a un peggioramento, né della politica fiscale, che è del tutto un disastro. Ecco, io volevo portare a questo incontro questo messaggio, la via economica che è stata seguita può essere salvata ritornando alla politica industriale e abbandonando le fisime della politica monetaria e della politica fiscale.
Mentre, e questo ve lo spiegherà Guarino, la via giuridica che vedo anche i tedeschi stanno percorrendo può essere molto produttiva di sbocchi positivi. Grazie. Ringrazio il professor Savona per l'introduzione. Vedrete che nel proseguire del dibattito le porte chiuse saranno numerose. E tante volte le porte chiuse sono chiaramente in fondo a strade che noi stiamo seguendo. E allora una delle domande, uno degli intenti a cui voglio sollecitare anche poi dopo i relatori è mettere bene in chiaro, come giustamente ha fatto adesso il professor Savona, dove non si va da nessuna parte. Perché se è evidente che non si va da nessuna parte per una determinata strada, è inutile seguirla. Dal punto di vista invece dell'attacco giuridico alla Costituzione e alla struttura attuale dell'Europa e dei rischi e delle possibilità che ci sono su questa strada, sono lieto di lasciare la parola a un grande giurista che è il professor emerito Giuseppe Guarino, che ci parlerà di alcune situazioni in certi casi paradossali legati a tanti trattati che abbiamo forse frettolosamente ratificato. Lascio la parola al professore con la stessa raccomandazione. Sì, è vero, sono un vecchissimo professore e come vecchio professore voglio ringraziare la facoltà di, ricordando, essendo più vecchio di Savona, non la scuola di Chicago, ma l'università di Glasgow, che aveva poco più di 15.000 abitanti come città, è una città emergente, e il primo a lanciarla è stato Adam Smith. Auguri. Io credo che se vogliamo, è un momento molto delicato, anzi un momento drammatico. Le cose che adesso dirò hanno chiesto da parte mia uno sforzo di liberazione delle cose che avevo già detto prima. L'esposizione forse sarà più semplice, ma per arrivarci lo sforzo è stato impegnativo. E saranno delle conclusioni sconvolgenti. Vi chiedo un po' di tempo di attenzione per i singoli passaggi, perché sono convinto che ogni passaggio ha un valore determinante. Se si omette un passaggio, il resto non può essere più compreso. Professore, posso domandarle se non può essere più confortevole venire a parlare quel podietto, che almeno ci sono i microfoni che si spostano? E... sì. Ah, ecco. Perfetto. Così la sentiranno molto meglio, può mettere i fogli qua sul computer, poi glielo togliamo. Le togli il computer? Sì, togli. Mi ha molto colpito il report del Presidente degli Stati Uniti al Congresso dello scorso anno, cui ha fatto seguito il report del 2013. Il Presidente degli Stati Uniti ha detto, quando dico i Presidenti, il report del Presidente al Congresso è frutto di un organismo molto complesso. Normalmente è presieduto per 2 anni dei premi Nobel o di altri grandi economisti di fiducia del Presidente, ma è un organismo che comprende 80 economisti di più varie estrazioni. Però ha questo di particolare, che mentre le nostre relazioni sono firmate o dal Governatore della Banca d'Italia o dal Ministro del Tesoro,
è il Presidente degli Stati Uniti che firma il rapporto e lo introduce con una sua introduzione personale. Il Presidente degli Stati Uniti ha detto lo scorso anno: noi facciamo grandi sforzi, ma c'è un elemento sul quale noi non possiamo intervenire. È la decadenza dell'Europa. Dalla decadenza dell'Europa dipende il problema economico degli Stati Uniti, dipende il problema economico della Cina, dipende il problema economico del mondo. Per quale ragione? Lo spiegava. Perché l'Europa è il più grande acquirente degli Stati Uniti, perché in maggior parte dei profitti delle società, del gruppo internazionale degli Stati Uniti si fanno in Europa, perché l'Europa è il più grande investitore degli Stati Uniti. Se l'Europa non compra, l'economia americana è in difficoltà. L'Europa è il secondo compratore dopo gli Stati Uniti dalla Cina, ma a piccola distanza. Se l'Europa non compra dalla Cina, la Cina comincia a declinare. E Cina e Stati Uniti sono capogruppi di due grandi gruppi. Quindi l'effetto dell'Europa si trasmette al resto del mondo. Sono parole con dati, non mie, ma del Presidente degli Stati Uniti, anzi del governo degli Stati Uniti. Quindi vuol dire che c'è qualche cosa, perché il Presidente dice: purtroppo non siamo in grado di capire, è qualche cosa come musulmani che avviene fuori di noi, ma al quale dobbiamo prestare la massima attenzione. Ora, queste constatazioni impegnano tutti noi a riflettere, ma riflettere, dato che ognuno di noi ha delle opinioni, io credo che dobbiamo abbandonare tutte le nostre opinioni e metterci umilmente a ricercare quale può essere la causa. Perché se c'è un fenomeno che ormai da 15 anni si svolge in modo assolutamente in modo durevole e costante, che è quello della graduale depressione dell'Europa, vuol dire che una causa c'è. Quindi io credo che noi oggi dobbiamo proporci quest'unico obiettivo dal punto di vista della ricerca: individuare esattamente la causa. Se si individua la causa, tutto il resto viene. Ma se non individuiamo la causa, sono semplici opinioni per le quali l'una vale l'altra e la conseguenza è una confusione generale. Allora, come si può individuare la causa? Io credo che ci sono innanzitutto i numeri. I numeri sono molto rilevanti. E io, che da studente ho fatto esami di statistica, non mi competevano perché le scienze politiche, credo che non ci sia nessun dato più sicuro che i dati statistici di lungo periodo. Se i dati statistici di lungo periodo sono fermi, non ingannano, vuol dire che quello è vero. Ora, in un libretto, che è il pocket dell'Economist, ci sono delle statistiche che sono impressionanti. La statistica dei peggiori stati del mondo nel periodo 1990-2000 e la statistica dei stati peggiori del mondo dal 2000 al 2010. Nel 1990-2000, nella statistica dei paesi peggiori del mondo non ce n'era nessun euro, nessuno. Nella statistica dal 2000 al 2010 ci sono 13 paesi su 17, tra i peggiori del mondo, tra i peggiori del mondo. L'Italia è al terzo posto, la Germania al decimo, la Francia al quattordicesimo, ma in tutto 13 paesi su 17 dell'euro sono compresi. Ora, questo è qualcosa che fa impressione. Se è così, vuol dire che dobbiamo ricercare una causa. Può essere una causa esterna. La causa esterna certamente non esiste, perché mentre l'Europa fa questi passi drammaticamente in retrocessione, il mondo prosegue uno sviluppo negli ultimi anni di 4,5-5%. Gli anni nei quali la media mondiale, cioè una media di 7 miliardi di persone, mondiale, non quella dei paesi evoluti, ma quella mondiale, dove si mettono i più ricchi e quelli che progrediscono di meno, la media mondiale più volte ha toccato il 5%. Ora, com'è possibile che
Il mondo si sviluppa alla media del 5% e l'Europa. L'Europa passa agli ultimi posti, perché nella graduatoria dei peggiori del mondo l'Italia è al terzo, la Germania è decima, la Francia è 14esima, degli ultimi. E allora il pensiero, dal punto di vista logico, deve porre la domanda. Certamente la causa non è esterna, perché tutto il mondo profitta di questo grande sviluppo, enorme sviluppo. Noi non ci rendiamo conto che oggi a livello mondiale si è formato un mercato unico mondiale, che corrisponde alla conquista del West da parte degli Stati Uniti. C'è praticamente chiunque voglia denaro lo trova a livello mondiale. Dunque ci siano risorse, vengono sfruttate. L'Europa è fuori, ci sarà una ragione. Ora, questo fatto, però, mentre, e lo dico perché è il punto più preoccupante, mentre la conquista del West si svolgeva su quegli enormi spazi, mentre oggi il mondo è molto più grande del West a disposizione degli Stati Uniti, però c'era una differenza. La conquista del West aveva dietro di sé un governo politico che, mentre l'economia americana raggiungeva questi grandi nuovi traguardi, a sua volta si rafforzava e teneva in mano. Oggi il mondo costituisce un unico grande mercato. Questo unico grande mercato non ha un reggitore, è più tumultuoso di quello della conquista del West. Nella conquista del West, tutto sommato, si regolavano quelli che potevano essere messi a partecipare. Oggi no. Che cosa può accadere? Può accadere che continui ad andare bene, ma potrebbe anche esserci una catastrofe, perché non c'è nessuno che è in grado di governarlo. Qualora ci fosse una catastrofe, sarebbe ingovernabile. Abbiamo avuto già dei piccoli segni, ma potrebbero anche essere maggiori. Di qui la preoccupazione di tutti che l'Europa si svegli, perché l'Europa che regredisce contribuisce enormemente alla creazione del pericolo. Allora vediamo di ricostruire la situazione. Il sistema europeo è nato, non è detto da nessuna parte ovviamente, è dato una specie di contratto, perché tre grandi paesi, parliamo dei grandi paesi, gli altri sono venuti a rimorchio dei grandi paesi. I tre paesi continentali erano la Germania, la Francia e l'Italia. Di questi tre paesi, due erano quelli sconfitti e uno era tra i vincitori. Ebbene, due dei paesi sconfitti, nell'ordine, prima l'Italia, poi la Germania, terzo la Francia, quarto poi veniva gli Stati Uniti, quinto l'Inghilterra, l'UK, ebbene dal 1950 al 1991 sono stati nello sviluppo i primi del mondo. Le percentuali sono per l'Italia medie di 40 anni 4,36, per la Germania la media per i 40 anni 4,05, per la Francia 4,36. Bene, questi paesi per varie ragioni hanno rinunciato a molto più di quanto non si creda, perché hanno rinunciato sia insieme alla sovranità del confine politico e hanno rinunciato insieme alla sovranità monetaria, ma hanno rinunciato anche a un'altra cosa che non si vede, che giorno per giorno dimostra come sia rilevante. Hanno rinunciato alla autonomia della regolamentazione e disciplina interna, perché le statistiche dimostrano che praticamente le direttive si stanno preparando a regole compiute e la percentuale di direttive e regolamenti di diretta applicazione nei singoli paesi, in Italia, e quindi vale anche per tutti gli altri paesi europei, perché le norme sono uniformi per tutti, è stato raggiungendo le percentuali di 80-10. Quindi non abbiamo più nemmeno la disciplina interna. E allora, che cosa è avvenuto in origine? Una specie di patto, un patto sicuro, perché i tre grandi paesi che hanno preso poi l'iniziativa di tutte le istituzioni europee, e io credo di avere rispetto a tutti gli altri un vantaggio, perché ho seguito dal primo incontro informale a Strasburgo, dove furono poste le basi di tutti gli ulteriori sviluppi fino ad oggi. E il patto che cosa consistette? I grandi paesi hanno preso l'iniziativa, le istituzioni europee sono andate avanti un passo dietro l'altro. Ci fu non un conflitto, ma la diversità degli orientamenti di Spinelli da una parte e di Monnet dall'altra, prevalse Monnet. E Monnet diceva una cosa molto ragionevole: non è il momento ancora per l'unione politica,
creiamo istituzioni uno dietro l'altra e poi le metteremo tutti insieme e avremo raggiunto praticamente il sistema unitario mettendo uno dietro l'altro e completando in tutti i settori possibili e immaginabili. Però che cosa è accaduto? Quando a un certo punto la finanza internazionale ha preso un corpo enorme e fu soprattutto negli anni della crisi petrolifera e post-petrolifera. Allora gli stati europei furono costretti ad arginare i pericoli delle pressioni improvvise sui cambi tra uno e l'altro dei paesi europei e venne fuori la proposta di un personaggio straordinario che io mi onoro di aver conosciuto e col quale avevo avuto un rapporto di amicizia molto franca, che era quello che poi è stato anche presidente del Consiglio francese, Raymond Barre. Il piano Barre è quello che ha aperto a distanza di 30 anni il trattato per l'Unione Europea del 1991. Si è arrivato al 1991 secondo lo schema del piano Barre, che poi ha preso il nome di piano Werner, e il piano Barre prevedeva esattamente intorno al 1990 la chiusura del procedimento di arrivare alla moneta unica attraverso cambi fissi, il che è avvenuto. Però in quel momento che cosa è accaduto? I tre principali paesi, turbati da questi eventi, che erano eventi che avevano messo in pericolo la loro economia, praticamente dissero: rinunciamo a procedere con autonomia, ma tu, Unione che ti vai a costituire, devi assicurare a tutti noi uno sviluppo che sia sostenibile, armonioso e duraturo. Quindi non è che si è fatta la rinuncia al confine interno o la rinuncia alla moneta gratis, affrontando qualunque cosa. L'articolo 2, fondamentale, perché nei trattati ci sono norme fondamentali, cui uno legge credendoci, ma queste sono praticamente parole. No, le parole sono pietre. Nei trattati le parole sono pietre. L'articolo 2 del trattato, che si trova riprodotto in tutti i trattati successivi, dice una crescita sostenibile, armoniosa, equilibrata, creatrice di posti di lavoro. E dice anche altre parole, ma sono tutte parole che dicono noi abbiamo diritto non solo alla crescita, ma a una crescita di questo tipo, perché è quello che ci mancava. Lo sviluppo è stato turbinoso, può creare dei pericoli, ha creato dei pericoli, noi d'ora in poi vogliamo una crescita regolare, però crescita. Quindi tutto il trattato, letto in questa ottica, come realizzare la crescita. E la crescita è stata realizzata attraverso delle sapienti dosature tra i vari aspetti che dovevano concorrere. Però, dopo 15 anni di applicazione, dal momento in cui ci siamo posti il problema, se la causa è interna e se il degrado ha cominciato dopo la data fissata per il lancio dell'euro, e a che cosa dobbiamo che proprio da quella data è cominciato la decadenza dell'Europa? E questo ma è la verità. È quasi incredibile. Quando la prima volta sono giunto a questa constatazione ho avuto sgomento, spavento, perché non è credibile, ma è quello che è accaduto è vero. La moneta, diceva Savona, un problema giuridico. La moneta euro è una moneta diversa da tutte le altre. Tutte le monete hanno una disciplina giuridica. Tutte le monete hanno una disciplina giuridica che è data dalle norme che regolano il mercato, con un'autorità politica che guida la moneta, d'accordo con la banca centrale del proprio paese, per gli obiettivi politici che vengono posti, tenuto conto che il mercato è disciplinato dalle norme della concorrenza, della libera concorrenza, è aperta. Questa è una disciplina giuridica, non è una disciplina economica, è una disciplina giuridica. Gli economisti considerano economica, considerano economica perché è quello che normalmente si applica nell'economia contemporanea. Però quella europea è di una disciplina giuridica diversa, perché mentre gli stati si sono privati di esercizio della sovranità, però mantenendo la titolarità della sovranità generale, che cosa è accaduto? È accaduto che per questa parte si è detto tu Unione, non mi importa come fai a darmi la crescita, mi devi dare la crescita, poi regolati come vuoi. E è venuto fuori dalle trattative
che invece di avere una moneta come tutte le altre, retta da un potere politico e da una banca centrale in coordinato con il potere politico, è stata la disciplina della moneta, con molte altre discipline che attengono alla vita collettiva dell'Unione, disciplinata con norme astratte ed irrevocabili. Norme astratte ed irrevocabili. A queste norme astratte e irrevocabili, quindi vi prego di fare attenzione perché è il passaggio decisivo. Astratto e irrevocabile, avrebbero partecipato alla loro elaborazione i più grandi personaggi politici e ingegni del tempo. I personaggi politici si chiamavano Kohl, Mitterrand, i legionari tecnici sono stati Pearl, Draghi, Paul Delors e alla fine Carli. Quindi non è che abbiamo le cose inventate, sono stati fatti dei dosaggi molto precisi per realizzare una moneta su base giuridica nuova per la quale il lancio era previsto il 1 gennaio 1999. L'euro al quale spetta questo nome è soltanto l'euro disciplinato dal trattato. La cosa incredibile è che l'euro immesso dai mercati non ha nulla a che fare con quello dei trattati. È un euro tutto diverso, che è stato deliberato dalla Commissione nel 1996. I tre responsabili sono Santer, che è il principale, perché all'epoca la Commissione aveva 20 persone, ma i tre responsabili principali sono Santer, ma io ho conosciuto Santer, non aveva nessun polso, e poi l'unica commissione che è stata mandata via dal Parlamento europeo, perché fatti che non erano perfettamente, ma non connesse questo problema. C'era il vicepresidente della commissione che era un francese, il commissario di più stretta attinenza con questi problemi era Mario Monti. Mario Monti, proprio lui. Mario Monti era il commissario che ha firmato il regolamento 1466-97 che è stato lanciato il 1 gennaio 1996. Ora, questo regolamento è conforme all'obiettivo della crescita? Ora, questo regolamento non dovrebbe assolutamente essere preso in considerazione perché è un regolamento, c'era un trattato, c'è qualcosa di più. Il contenuto del regolamento non è stato chiarito a tutti, non si è spiegato che cosa dovesse essere. Con questo assurdo che il trattato di Amsterdam, che confermava parola per parola quello di Maastricht, è entrato in vigore 3 mesi dopo il regolamento, quindi se non altro perché norma successiva avrebbe dovuto impedire. E poi dopo c'è stato il trattato di Lisbona, di cui si è molto parlato, e il trattato di Lisbona ripete le norme del trattato di Maastricht e di quello di Amsterdam, però non è stato mai applicato per questa parte. Per questa parte è stato applicato soltanto il regolamento 1466-97, seguito poi da altri regolamenti che hanno rafforzato e poi dal Fiscal Compact recentemente, ma tutto sono sul solco del regolamento 1466-97. Dov'è la differenza? Perciò io parlo di euro vero, euro autentico ed euro falso. Nessuno ci crede. Però vi prego di seguire, guardare le norme, perché se è la disciplina quella che faceva questa moneta, perché questa moneta è diversa da tutte le altre, è una moneta per la quale non valeva la disciplina generale, è una moneta per la quale sarebbe dovuta adottarsi soltanto la disciplina stabilita dai trattati, dal trattato e dai trattati successivi. Se io cambio la disciplina non do quella moneta, ho creato una moneta diversa. Questa moneta diversa non avrebbe dovuto essere chiamata euro. Nel momento in cui la chiamano euro è un falso fraudolento. Perché la moneta, allora a questo punto, se dobbiamo individuare un fattore interno, vi prego di seguire, perché di fare esercitare la vostra critica, perché impegno tutta la mia responsabilità, non è una cosa secondaria, ma se il regolamento 1466 avesse prodotto risultati straordinari, saremmo tutti in ragazzi, meno male, è andata meglio di quello che si potesse credere, ma dato che il regolamento, il fattore interno unico possibile ad aver determinato questo effetto repressivo, di cui dopo 15 anni sopportiamo tutte le conseguenze, parola adoperata anche da me, macerie, perché tutti i disoccupati sono fattori produttivi inutilizzati,
le imprese che chiudono sono fattori produttivi inutilizzati, gli ospedali che non funzionano sono fattori produttivi inutilizzati, le scuole che non funzionano lo stesso. Ora, tutto questo qualcuno l'ha provocato, non sono prodotti naturali, non sono colpa dell'uno dell'altro, c'è un fondamento, una causa specifica che sta non solo colpendo noi, ma se è vero quello che recita il report dello scorso anno e quello di quest'anno del Presidente degli Stati Uniti, sta coinvolgendo a poco alla volta l'intero mondo. E i passaggi sono visibilissimi, perché sono le diminuzioni del potere d'acquisto europea nei confronti dei beni e servizi americani e beni e servizi cinesi. Allora, qual è la differenza? Dobbiamo fare un passo indietro e ritornare all'euro autentico. Poi chiuderò rapidamente, già mi segno un momento quando devo chiudere, il resto sarà la prossima volta, la prossima puntata. Promesso che la facciamo. Se può. Cioè, no, dimmi te, quando... Nel senso, io esito a interromperla. No, devi invece farlo, perché è doveroso. Allora, qual era la soluzione originaria? Quella inventata da Delors, da Peel e da Carli, è messa a punto da Carli. Carli ha fatto un intervento decisivo. Per qual era? Peel era l'unico che fin da principio ha detto no, bisogna fare un'unità politica, e gli hanno detto gli altri lascia stare, sicuramente oggi non ci riusciamo, quindi taci. E allora lui ha detto voglio una moneta simil marco, se noi abbiamo una moneta creata attraverso come voi volete eccetera eccetera che dia lo stesso risultato del marco, ci siamo. E allora lo sforzo è quello di aver creato qualcosa che somigliasse al marco. Però nel frattempo avevano fatto una serie di provvedimenti senza rendersi, cioè, preso una serie di decisioni, senza rendersi conto di dove si sarebbe andato a finire. La elaborazione di questi trattati è stata molto sofferta. Si sono stati degli scontri fino all'ultimo momento. Quando si è concesso all'Inghilterra l'opting out, si è fatta una trasformazione radicale dell'impostazione originaria. L'impostazione originaria era un mercato unico, tutti nelle stesse condizioni, mercato unico, apertura per tutti, sono 500 milioni di persone, e nello stesso tempo ci voleva anche un'eguaglianza di posizione per tutti, euro per tutti. Quando si è dato l'opting out all'Inghilterra, allora si è dovuto concedere un secondo, un terzo, la Danimarca, la Svezia, ma soprattutto ogni Stato nuovo se ne è dovuto avvalsa. Se ne avvalsa. E quindi noi abbiamo a un certo punto una norma del trattato che è poco conosciuta, perché nessuno immaginava che potesse assumere questa importanza, l'importanza che poi ha avuto, una norma del trattato che distingue come diritto comune, come disciplina comune, tutte e due non diverse per dignità, la disciplina degli stati senza deroga, che dovrebbero essere i migliori, perché hanno passato l'esame, hanno sfruttato il periodo di presentazione, hanno superato l'esame, lo scrutinio, eccetera, eccetera, i bravi, e con pari dignità, quelli con deroga sono quelli che sono stati liberati dagli impegni più duri. Questo è un passaggio fondamentale, dobbiamo ricordare, perché su questo punto forse c'è la via per uscire. Che cosa è accaduto? Come hanno regolato i tre saggi, principalmente Peel, Delors e Carli? Ma principalmente Peel e Pacarli, hanno fatto un calcolo molto semplice. Noi a questi abbiamo dato tutte le responsabilità dello sviluppo agli Stati, perché la prima decisione che hanno dovuto prendere in sede di trattato, a chi attribuire la funzione della crescita, agli Stati o all'Unione? Perché quello che noi chiamiamo sistema dell'Unione Europea comprende due tipi di organismi. L'Unione, che comprende tutti, e gli Stati membri che sono invece... che cosa potevano fare? Dare all'Unione? No, perché l'Unione non ha risorse proprie. Quelle che si chiamano risorse proprie sono i denari passati dallo Stato, dagli Stati membri all'Unione, soltanto per le spese che gli Stati, in base a quello che quanto hanno erogato, hanno concesso all'Unione. Pochi ricordano, ma io ho assistito quando il commissario Schmidt, primo ministro, cancelliere in Germania, diceva, in quel momento credo fosse uno dei più autorevoli del Presidente dell'Unione Europea, non si dimentichi mai che lei è un nostro servitore, siamo noi che diamo i soldi, noi comandiamo. Quando si ricevono i denari dall'Unione,
si riceve meno di quello che si è già dato. Quindi non è vero che l'Unione era nulla quando sono i fondi europei. Il fondo europeo è meno, deve necessariamente essere meno dei fondi che abbiamo dato già all'Europa, perché abbiamo dovuto pagare tutte le spese dell'organizzazione dell'Unione, che è diventata gigantesca, ed abbiamo dato anche contributi per i paesi più deboli. Questa è la situazione reale. E allora, avendo dato la responsabilità della crescita all'Europa, agli Stati membri, si è dovuto dire come faranno gli Stati membri a produrre la crescita. Io richiamo l'attenzione su una norma che mi sarebbe sfuggita se non ci fosse stato il regolamento 1466, che la cita per la prima volta. L'articolo 102A e l'articolo 103 del Trattato dell'Unione Europea era in vigore da tanti anni, ma sarebbe stato difficile andare a individuare quella norma. L'articolo 102E attribuisce tutta la responsabilità agli Stati membri, ciascuno con la propria politica economica. Cioè lo Stato ha il diritto di avere una propria politica economica. La politica economica dello Stato è funzionale alla crescita dell'Unione nel suo insieme. Perché più gli Stati riescono a produrre crescita con la loro, ciascuno con la propria politica economica, più c'è possibilità di trasferire dei fondi all'Unione. Quindi gli Stati hanno la responsabilità di crescere per sé e per l'Unione. Però dire ti do la responsabilità della crescita è una parola bella, anche se uno dice provvedi te alla crescita, ma come fai se non mi dai gli strumenti? Quali strumenti mi dai per realizzare la crescita? E qui l'analisi è stata molto attenta, perché si è visto che tutti gli strumenti utilizzati per la crescita da uno Stato normale, cioè uno Stato fuori euro, né quelli con deroga né con quelli senza deroga, ma quelli estranei all'Europa, agli Stati che avrebbero dovuto provvedere alla crescita, cioè gli Stati, non ne resta più quasi nessuno. Non ne resta nessuno, perché non può fare manovre sui campi, non può manovrare la propria moneta, non può fare un'inflazione controllata, non può dare aiuti alle proprie imprese. Insomma, non può fare nulla di quello che tutti gli Stati fanno. Perché ci sono altrettante norme che in varie funzioni di tutela del mercato, dell'eguaglianza, eccetera, eccetera, hanno eliminato. Quindi quando questi tre gentiluomini, alti responsabili, si sono dovuti porre il problema, allora gli Stati come faranno a produrre la crescita se non gli diamo uno strumento? E allora hanno trovato come unico strumento l'indebitamento. Contrariamente a quello che, se uno legge sistematicamente il trattato, l'articolo 104C, quello che dà i due famosi parametri 3 e 60%, non è una norma limitativa, è una norma di garanzia. Dato che tu hai il compito della crescita, la missione della crescita, dato che non c'hai nessun'altra possibilità, io ti garantisco che ti puoi indebitare. E ti puoi indebitare però entro certi limiti, che sono il 3% per il debito dell'anno e il 60% quello totale. E qui è intervenuto Carli. Carli è intervenuto solo nell'ultima fase. E dice nelle sue memorie, e si deve alla caparbietà della delegazione italiana, e cita, oltre al Presidente del Consiglio e se stesso, i tre direttori generali che si erano seguiti nel tempo, basta così, tac, è finito. Facciamo un po' di... No, non posso saltare. Sono a buon punto, però non posso saltare. Però posso finire subito. Non è che magari... Molto per lui. Professore, non salti, così mi evita di parlare, che ieri ho avuto una serata piuttosto difficile, come qualcuno sa, e le sarei grato dopo aver dormito, no, glielo dico sinceramente, dopo aver dormito 4 ore non so cosa potrei dire. Considerate le responsabilità che ciascuno di noi si assume esponendo queste posizioni o altre posizioni, io sono pronto, anzi quasi desideroso di smettere subito. Quindi quando il primo scende così, per me è ben finita. Allora, perché l'indebitamento quindi era stato concepito entro quei limiti come mezzo per poter stimolare la crescita. E qui è stato l'obiettivo era la crescita. Lo strumento era l'indebitamento, non ce n'erano altri, non è stato messo a disposizione nessun altro di fuori di questo,
E voi comprendete che cosa è accaduto invece con il regolamento. Perché il regolamento, fissando la stabilità del bilancio, il pareggio del bilancio a medio termine, praticamente ha tolto la possibilità di indebitamento. Cioè ha colpito quell'obiettivo, l'obiettivo della crescita. L'obiettivo della crescita è stato cancellato. E lo strumento che avrebbe potuto produrre la debbia, la crescita, è stato eliminato. È ingannevole anche dire l'indebitamento a medio termine, perché l'indebitamento a medio termine deve essere realizzato secondo le norme già indicate del regolamento, in base a un percorso tutto regolato e sotto il controllo della Commissione. Quindi la Commissione ti dice entro quale data devi raggiungere il pareggio. Quindi da oggi stesso tu non puoi più indebitarti. Se sei già indebitato devi cercare di stare entro quei limiti nella data che è stata precisata. Quindi il regolamento ha avuto questa funzione di eliminare la potestà dello Stato, di rendere impossibile l'obbligo dello Stato di provocare e produrre la crescita e di impedire del tutto, annullare con tutti gli strumenti possibili di crescita. Quindi se dal 1 gennaio 1999 l'Europa deperisce e se deperendo l'Europa decade, perde potere, c'è qualche difficoltà per gli Stati Uniti, si ha altrettante difficoltà anche per la Cina, sappiamo a chi dovesse rivolgere perlomeno per avere una spiegazione. Come ti è potuto venire in mente una cosa di questo genere? Ora, io qui mi fermo perché verrebbe la parte più interessante. La parte più interessante è, il titolo era famoso, quello di Lenin. Che fare? Come dobbiamo fare? Ci sono dei mezzi, ci sono le possibilità, e io dirò come il romanzo di Appendice in seguito alla prossima puntata. Allora, io sarò brevissimo, cercando di recuperare, ma d'altra parte ubi maior, borghi cessat. Ubi guarino, borghi cessat. Allora, io come sarei moderatore mi devo autopresentare, comunque sono Claudio Borghi Aquilini, insegno economia degli intermediari finanziari all'Università Cattolica di Milano, a dir la verità insegno per hobby perché io vengo dal business, sono stato per tutta la vita nei mercati finanziari. Ho iniziato come fattorino alla Borsa di Milano, quando ancora si facevano i segni, no? Io portavo i fogliettini ed è iniziare come fattorino mi ha dato modo di capire che le cose succedono se c'è un'organizzazione, se ci sono prospettive, perché entri da ragazzo e c'è una carriera disegnata. Poi dopo cambia qualcosa, perché da noi è cambiato qualcosa, la borsa da gridata è diventata telematica, tutto è cambiato, e continuare a insistere su una cosa che non c'era più non avrebbe portato nulla. Certo, il prezzo è stato, per chi aveva una posizione di rendita nella vecchia borsa, doversi fare da parte, e ci sono state delle persone come me che sono state miracolate, perché ovviamente da ragazzino dentro in una borsa che diventava telematica, l'agente di cambio mi disse lo fai tu, perché ero l'unico che sapeva accendere il computer nello studio, banalmente. E poi dopo quindi ho avuto la possibilità di avere una carriera più facile sicuramente rispetto, più veloce rispetto a quello che hanno avuto gli altri, tanto è vero che poi dopo ho potuto ritirarmi alcuni anni fa e insegnare appunto per hobby. In questo aspetto idilliaco un giorno mi sono svegliato perché da dirigente di banca, Deutsche Bank peraltro, ero occupato ogni giorno a guardare la foglia nel dettaglio e non vedevo la foresta. Ritirandosi e avendo più possibilità di documentarsi, guardare, riposare, considerare le cose un pochettino
al di fuori dell'urgenza della giornata, a un certo punto, qualche anno fa, mi sono improvvisamente reso conto che eravamo dentro in una situazione molto, ma molto, ma molto sbagliata. E le cose che ha delineato il professor Guarino mi sono apparse chiare. A un certo punto, quando ha cominciato a dipingersi la crisi greca, c'è stato un giorno in cui, come usando un'espressione cara al professor Bagnai, ho unito i puntini. E anch'io, che mi ero totalmente disinteressato dell'architettura dell'Europa, per guardare i profitti di questo, di quell'azienda in giornata, a un certo punto mi sono reso conto che la situazione era estremamente chiara e che non vi era soluzione se non soluzione traumatica. Da quel punto ho pensato che fosse dovere di cittadino ed italiano informare. Ed è quello che sto facendo da allora. Quando si dice queste cifre della statistica di lungo periodo non mentono, è vero. C'è qualcuno che ha ancora il coraggio di suggerire la correlazione spuria. Vale a dire, entrano tante persone in un ristorante, escono tutte avvelenate, ma può essere che hanno ognuno una malattia diversa. Non può essere che gli danno il cibo marcio, no. Può essere che quello proprio in quel momento lì stava per avere la crisi, e quell'altro un altro. Quell'altro sicuramente aveva il calcolo, quell'altro sicuramente aveva la congestione. Tutto prima, poi dopo entrano nel ristorante, ricevono cibo ottimo e casualmente escono fuori tutti contemporaneamente in ambulanza. Tranne uno. Il gestore del ristorante. Che si chiama Otto però. Da ristorante da Fritz. Però è un caso. Però vogliamo fare una ricerca. A un certo punto uno dice: vabbè, tutti stanno male. Chiamano di solito, quando tutti stanno male, non chiamano l'economista. Chiamano, sì, il dottore forse, ma chiamano il detective. E il detective dice: andiamo a indagare un pochettino se c'è qualcosa che non quadra. Cos'è lo strumento di solito con cui il detective scopre il colpevole? La balla. Quando interrogando qualcuno dice una bugia documentata, è lì il detective si sofferma. Quelli che hanno qualche annetto di più dei giovani presenti o qualche, insomma, appassionati di telefilm si ricordano il tenente Colombo. Il tenente Colombo, una volta individuata la bugia, faceva finta di uscire e poi dopo si rigirava e diceva: ma scusi. Ora, ci sono di solito le bugie, poi dopo per andare in tribunale hanno bisogno anche di prove documentali. Questo lo potete trovare tutti. È un documento dell'Unione Europea che saluta l'ingresso di Cipro nell'euro. Non l'hanno tolto. Forse perché è piccolo il paese, dice, boh. Oppure forse perché producono talmente tanta carta che se la sono dimenticato sotto, però potete andarvelo a vedere. Leggiamo cosa dice, vi risparmio dettagli di questo tipo perché è molto magniloquente, vi prendo alcune cifre. Dice: meraviglia dell'ingresso dell'euro perché, per esempio, Cipro avrà tanti vantaggi perché ha poche materie prime e quindi è fortemente dipendente dalle importazioni. L'euro lo aiuterà. Poi Cipro va benissimo dentro nell'euro perché ha significativamente ridotto il suo debito pubblico. E quindi questa cosa cattivissima del debito pubblico l'ha ridotto, bene per Cipro. Poi c'è un bel capitolo che dice: i benefici dell'euro aumenteranno per Cipro.
L'euro continuerà a portare crescita e stabilità a Cipro. Ridurrà i costi per i turisti. Fondamentale, eh? Abbiamo i turisti che non devono fare quel due secondi all'aeroporto per cambiare la moneta. Quindi un vantaggio clamoroso per cui ipotizzare il futuro. Cipro ha tantissime banche. E beh, avrei fatto una due diligence per capire com'era il sistema bancario di Cipro, no? Prima, per vedere che era un'unione di riciclaggio di monete. No, ha tantissime banche. Quindi sarà complicato distribuire le banconote per la partenza dell'euro, ma ce la si può fare. Quindi il problema di Cipro, delle banche di Cipro, erano che erano tante. E ma erano tante, ma non perché poteva porre un problema per l'economia in futuro, no, per la distribuzione logistica delle monete. Devo andare in giro con più carretti a distribuire le monete, no? La cosa migliore poi però arriva, perché dice, e qui già vi fa capire un attimino perché bisogna andare, e fino adesso, prima di oggi, prima di questa apertura di credito che ci avete fatto, si è dovuto andare in clandestino e temiamo che bisognerà andare ancora in futuro. Perché? In Cipro, leggo testuale, la strategia di comunicazione del governo si è focalizzata dal 2007 a raggiungere quelli che rimanevano euroscettici, con una massiccia presenza nei media, TV e stampa, con lo slogan «L'euro è nelle tue mani». Meno male che nelle mani. E vi dico anche solo come finisce qua. Una comunicazione a cascata è stata dispiegata per incoraggiare i cittadini, specialmente gli anziani, a diventare ambasciatori dell'euro nelle loro comunità. Inoltre, anche le autorità ecclesiastiche sono state coinvolte nella campagna attraverso gli Euro Info Center aperti in ogni città e villaggio. Ragazzi, vi rendete conto di chi abbiamo di fronte? Abbiamo di fronte un sistema ordinato di propaganda che è inteso a propagandare la validità di una moneta. Ma poi dopo ci ridiamo di certi esperimenti, gli eserciti di questo, quello, quella, gli ambasciatori dell'euro. Cipro com'è finita? È finita malissimo. Ma è finita malissimo in una maniera che secondo me dovrebbe far aprire gli occhi anche al cieco, perché è un'isola divisa in due, sopra c'è la Turchia e sotto c'è l'Europa. A un certo punto quelli della parte europea si sono trovati per 15 giorni le banche chiuse. Ma neanche in Egitto con gli scontri di piazza ci sono 15 giorni le banche chiuse. Con la prospettiva dell'esproprio dei conti correnti. Quanto noi ritenevamo fino a ieri e l'altro ieri di più sicuro poteva essere. Uno dice, non sto facendo un investimento, sto mettendo i soldi nel conto corrente della banca, me lo espropriano. Grazie all'euro e alla regolamentazione, qualcuno che doveva vedere. Ora, chi vede queste bugie come investigatore dovrebbe capire che tutto quello che ci viene propinato, vale a dire le materie prime, pazzi, non potete neanche pensare di uscire dall'euro, perché la benzina costerà 70 volte 7, perché le materie prime costeranno tantissimo. Non è vero. Frutto di propaganda. Che il debito pubblico conti. Oh, ma se a Cipro, che è zero debito pubblico, è successo quello che è successo, vi verrà il sospetto che il debito pubblico non conta nulla dal punto di vista della genesi della crisi. Se il Giappone, che ha 220%, 230% di debito PIL, continua a fare le sue politiche economiche, quelle esattamente che, come dice il professor Guarino, ci sono negate, e con qualche successo, mi verrebbe da dire, evidentemente il problema non è nel livello del debito pubblico. Il fatto che i primi paesi che siano saltati, come ha acutamente osservato in maniera inoppugnabile il professor Bagnai nei suoi interventi, sono stati i paesi che debito pubblico non ce l'avevano. L'Irlanda non ce l'aveva il debito pubblico, Grecia, Portogallo, Spagna. Ma
fermiamoci solo su un dato. Quando i cambi sono stati irrevocabilmente fissati, vale a dire nel 97, 96, 97, per poi dopo arrivare con un processo molto spedito alla coniazione dell'euro cartaceo, che poi dopo noi abbiamo trovato nelle nostre tasche, il debito PIL italiano era 120%. Nel 2002 cos'era? Nel 2012 che cos'era il debito PIL italiano? 120%. Cos'era il debito PIL della Germania invece nel 97? 50%. E cos'era il debito PIL della Germania nonostante la crescita, quindi nonostante il denominatore della frazione crescesse nel 2012? 82%. E senza contare quello non in bilancio, perché sappiamo benissimo che la Germania non mette in bilancio, come abbiamo potuto, e Rinaldi ci può insegnare, non mette in bilancio cifre enormi utilizzando in maniera abnorme la loro cassa deposito e prestiti, che è la KfW. Quindi in pratica, se noi considerassimo tutto il debito pubblico tedesco, più o meno compreso anche quello della KfW, vediamo che il debito pubblico tedesco sul PIL è raddoppiato. Il nostro è quello lì, quindi evidentemente non è colpa del debito pubblico. E allora che cosa rimane? Rimane una domanda che tutti possiamo porci in maniera banale, vale a dire: se noi oggi uscissimo dall'euro, la nostra nuova moneta, chiamiamola lira, chiamiamola fiorino, chiamiamola tallero, chiamiamo quello che vogliamo, svaluterebbe nei confronti dell'euro, sì o no? Certo che svaluterebbe. Se i tedeschi uscissero loro dall'euro e si prendessero il loro marco, rivaluterebbe rispetto all'euro? Certo che rivaluterebbe. Questa semplice constatazione ci dice che noi abbiamo una moneta troppo forte in questo momento e loro hanno una moneta troppo debole. Paradossalmente uno potrebbe essere contento, vai, abbiamo la moneta forte. E purtroppo però non funziona così, perché la moneta forte che cosa provoca? Provoca che noi troviamo più semplice acquistare beni esteri. E quindi il fatto che noi troviamo più semplice acquistare beni esteri, e lo facciamo, è una comodità per noi consumatori, ma un piccolo risvolto della medaglia. Dopo aver comprato il bene estero, ci rigiriamo nel nostro paese e vediamo che c'è la disoccupazione. E ma va? E allora ci poniamo il problema e diciamo: ma perché abbiamo la disoccupazione? E come perché abbiamo la disoccupazione? Se compriamo beni esteri, come possiamo pensare, se noi stessi siamo quelli che non compriamo i nostri beni perché non sono convenienti per noi che lo facciano gli altri? Paradossalmente i tedeschi hanno il problema opposto, trovano più caro del dovuto comprare i beni esteri, ma i loro beni sono molto convenienti per tutti gli altri. E quindi la Germania è diventata quella macchina d'esportazione che è diventata. Ma è diventata, attenzione, una macchina d'esportazione nei confronti dei suoi compagni di squadra. Questa sua moderata crescita, perché non stiamo parlando di una crescita incredibile della Germania, questa sua moderata crescita che gli consente di dettare regole, di bacchettare i cattivi e i pigri compagni di viaggio dell'Europa del Sud, deriva dal fatto che noi siamo una squadra dove l'attaccante della squadra fa gol nella propria porta e lui sale nella classifica dei cannonieri e quindi dice: io il mio dovere l'ho fatto, ma la squadra perde meno 5, meno 7, vai avanti a segnare. Quindi, signori, io chiudo qui perché voglio lasciare spazio ai prossimi relatori, che in maniera più dettagliata di quello che posso fare io, che sono un semplice divulgatore, mettiamola così, possono dettagliarvi le cose su cui vi ho iniziato a sollecitare. Ma vedete che il disegno si sta dipanando. Una politica industriale, come correttamente ci ha detto il professor Savona, bisogna essere in condizione di poterla fare, perché se io impianto un'impresa in Italia, ma il prodotto è fuori mercato dal punto di vista del prezzo, non lo vendo. Se, come dice il professor Guarino,
gli strumenti per poter reagire a degli shock ci sono inibiti, perché non possiamo svalutare, non possiamo stampare moneta, non possiamo creare debito, non possiamo andare a deficit, non possiamo fare nulla, e poi dopo loro non dice che cosa teniamo aperto a fare il Parlamento. La differenza è tutta lì, cioè io posso anche pensare di costruire una grossa macchina, ma se invece ne costruisco tante differenti, le faccio andare tutte assieme, dico dovete mettervi assieme, e poi dopo una va più forte, una va più piano, e i legaccini con cui sono tenuti assieme prima o poi sono destinati a rompersi. Ed è proprio per questo, proprio perché l'alternativa, vale a dire più Europa, non mi sembra probabile, come sicuramente ci dirà il professor Bagnai, bisogna tenersi pronti a decisioni drastiche, perché in questo momento questo sistema non funziona. Del passato. Attenzione senza staccare i fili, perché questo non mi serve. Grazie. Dovrebbe starci. Riprendo la parola questa volta in qualità di relatore e non di organizzatore. Ho sperato fino all'ultimo che questo calice potesse essermi risparmiato, ma a quanto pare i colleghi non sono stati abbastanza generosi. Ma sarà un'occasione per così poter approfondire qualche punto che ieri sera in una sede meno istituzionale, più variopinta, non c'è stato modo di purtroppo approfondire. Partendo dallo spirito di questo incontro, che vuole essere comunque un incontro di formazione e di divulgazione, e quindi dall'idea di dover lottare contro l'ideologia che ha prevalso in Italia negli ultimi 30 anni, che è l'ideologia che chiamo del luogo comunismo. La narrazione della crisi è una narrazione infarcita di luoghi comuni moralistici, fatta di debitori cattivi e di creditori buoni, senza che nessuno mai rifletta sul fatto che un sistema capitalistico, che a me non dispiace particolarmente, si basa sul fatto che i mercati facciano buon uso del risparmio che viene loro affidato, e quindi, come dire, le istituzioni creditizie e creditrici devono fare uno screening che nella crisi europea evidentemente non hanno fatto. Noi abbiamo visto prestare soldi a stati che avevano un indebitamento con l'estero tale che se ce l'avesse avuto un qualsiasi paese del sud-est asiatico, il Fondo Monetario Internazionale avrebbe fatto decollare i B-52, l'avrebbe rasato col napalm nel giro di un quarto d'ora, con squilibri esterni dell'ordine di 15 punti di PIL che venivano tranquillamente tollerati, per due motivi. Primo, perché entrando nell'euro questi paesi avevano acquistato un bene prezioso, che è la credibilità. Ci sono economisti che non capiscono che non esistono free lunch, anche la credibilità può essere una fregatura. Perché, come dire, perché sono stati prestati tanti soldi alla Grecia? Perché era diventata credibile, ma evidentemente c'era qualcosa che non andava. E poi c'era l'altro aspetto, per cosa venivano utilizzati questi soldi prestati ai paesi che avevano acquistato questa credibilità? Beh, per alimentare evidentemente un certo tipo di spese che poi tornavano in beneficio, in profitto dei paesi del nord. Questo è il circuito che si è attivato. Però i debitori sono cattivi e i creditori sono buoni, e quindi alla fine i creditori dettano le regole, anche se sono stati quelli che non hanno prestato oculatamente. E ci sono tanti piccoli dettagli di questo tipo sui quali varrebbe la pena di soffermarsi. Io però, diciamo così,
considerando... No, qua c'è un problema di... Sì, ma non capisco perché... Considerando che siamo in una sede politica, anche, la politica non è il mio mestiere, però il pericolo sì, altrimenti non mi sarei mai messo a parlare contro l'euro in Italia, volevo fare un paio di considerazioni molto sintetiche, vorrei tenermi sul sintetico perché sinceramente non vorrei costringervi a star qui troppo a lungo. E anche se lo volessi non credo che ci riuscirei perché fra un po' crollo dietro al podio. Ci sono un paio di snodi importanti nella storia del nostro paese che secondo me si possono sintetizzare così. Per certi versi la storia dell'integrazione monetaria europea, dell'integrazione dell'Italia nel sistema monetario europeo, quindi fin da tutta l'esperienza dello SME, che io ripercorro nel mio testo e che Antonio soprattutto ripercorre nel suo, del quale oggi qui parliamo, è la storia di un paese che per ragioni buone e per ragioni cattive ha utilizzato la politica del cambio al posto della politica industriale e al posto della politica dei redditi. C'è stato... Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la disciplina del cambio forte alla quale accennava prima il professor Borghi, Claudio, è quella che evidentemente rende facile importare ma rende difficile esportare. E questo ha effetti sulle imprese e sui lavoratori. L'idea un po' moralistica che si aveva era che rendendo alle imprese difficile esportare, queste sarebbero state costrette a ottimizzare i propri processi produttivi. Quindi lo Stato in qualche modo non interveniva con delle politiche per favorire, che posso dire, il networking delle imprese, per infrastrutturare i territori, eccetera, eccetera. Interveniva semplicemente spingendo, un po' proditoriamente, le imprese, quali? Quelle piccole e medie che sono brutte e cattive in una certa visione del mondo, ma che invece in un'altra visione del mondo, che era quella che prevaleva negli anni Ottanta, anche nella letteratura scientifica, costituivano l'ossatura vincente del sistema produttivo del nostro paese. Beh, però invece si è deciso che queste piccole e medie imprese dovessero diventare delle grandi imprese, non si sa bene perché, e siamo entrati in un sistema dove tutto, non solo il regime monetario, che evidentemente sfavorisce le PMI vocate all'esportazione perché, come dire, le penalizza in termini di prezzo sui mercati esteri, ma anche tutta una serie di altre norme, come i giuristi hanno messo in evidenza da tanto tempo, sono strutturalmente volte a favorire la grande impresa. Faccio un esempio semplicissimo, in Italia non se ne parla, ma mi è capitato di essere in Francia e di vedere al telegiornale un servizio con un simpatico pescatore corso, quindi diciamo francese sui generis comunque, che sacramentava contro le norme europee che lo costringevano, secondo quello che diceva lui, io non ne sono particolarmente esperto, ma a immagazzinare in cassette separate quello che lui prendeva facendo pesca, diciamo, sotto costa. Quindi immaginate che avrà tirato su uno scorfano, un ghiozzo, un polpo, un grongo, eccetera, eccetera, aveva bisogno di... No? Perché? Perché dice, ma queste sono regole che sono fatte per la pesca atlantica, quando uno va a pescare nei banchi di pesce enormi, là c'è una sola specie, quindi tu lì sei semplificato, se invece fai pesca di piccolo cabotaggio, sei costretto lo stesso ad avere tutte ste scatole, separare le specie, perché questo era il discorso che faceva. Non vi so dire quanto in questo aneddoto ci sia di vero, lo riportava un telegiornale, quindi forse dovremmo dubitarne, ma dà comunque un'idea di un tipo di regola che è fatta a beneficio di una scala industriale enorme, vista come necessariamente positiva, e a danno di una scala industriale più ridotta, vista come necessariamente negativa. Che l'euro sia stato in primo luogo il manganello con il quale si sono voluti costringere le piccole e medie imprese italiane a diventare qualcos'altro, più produttive, è peraltro nelle ammissioni degli stessi autori di questo processo, insomma. Anche ammissioni recenti, insomma, io penso a un articolo molto recente
del presidente Prodi sul Messaggero del 17 agosto, dove si parlava della necessità di una politica industriale vista nel senso comunque del fondere le piccole e medie imprese. Insomma, sono tanto cattive e brutte queste piccole e medie imprese. A sinistra sono viste come una metastasi, a destra non lo so, ma insomma ce l'hanno un po' tutte con loro. Io non capisco perché, essendo un macroeconomista e non un economista industriale. Poi la politica del cambio è stata usata anche come politica dei redditi, questo si sa, sta scritto nei libri, perché il discorso è molto semplice, è la teoria di peraltro di Giavazzi e Pagano, insomma c'è una letteratura scientifica molto... se leghi il tuo tasso di cambio a quello di un paese che per qualsiasi motivo ha un'inflazione inferiore alla tua, allora dato che da te i prezzi crescono di più, diventi meno competitivo e quindi il lavoratore della tua azienda a un certo punto si trova di fronte a un bivio: o accetta di farsi pagare lui di meno o accetta di perdere il posto di lavoro. E quindi la moderazione salariale può essere in qualche modo resa come dire, necessaria, e al tempo stesso impegni di politica antinflazionistica possono essere resi più credibili dall'adozione di un'ancora nominale, di un ancoraggio a un paese a bassa inflazione. E ve l'ho detto in un modo che suona male, però tenete presente che questa cosa potrebbe anche suonare bene. Perché? Perché forse dovremmo anche ricordarci, e io me lo ricordo molto male, ma qui ci sono delle persone che se lo ricordano molto bene perché ci sono anche state dentro, il contesto politico degli anni 70-80, un contesto caratterizzato per esempio da un susseguirsi di avvicendamenti di governi, da una certa instabilità politica, no? Oggi chi è al governo ci dice che l'instabilità politica avrebbe dei costi, sicuramente per lui perché dovrebbe andarsene, dice anche che li avrebbe per la nazione. Noi abbiamo vissuto in decenni in cui i governi cambiavano con una certa facilità e la crescita era al 3%, quindi in chiave storica non abbiamo un esatto controfattuale dei costi dell'instabilità. Però una cosa è certa: nel momento in cui una persona si propone di intraprendere un programma di riforme, il fatto che ci sia una instabilità politica può suggerire di ricorrere all'ancoraggio determinato da regole europee. Quindi, come dire, c'è del bene e c'è del male. Non sono ovviamente molto contrario a tesi di carattere complottistico, ma vorrei però sollevare un altro punto, cioè il fatto che l'euro avrebbe determinato delle criticità del tipo di quelle evidenziate dal professor Guarino era un fatto, diciamo, ampiamente previsto in letteratura. Va abbastanza diciamo così, nei dibattiti italiani si tende un pochino a come dire, ignorare il fatto che la letteratura scientifica internazionale da tantissimo tempo aveva dato dei chiari segni, dei chiari segnali di allarme rispetto all'adozione di una moneta unica in Europa. Direi che l'autore, come dire, più chiaro in questo senso, giusto per ricordarne uno, era stato Rüdiger Dornbusch, che aveva detto, abolendo gli aggiustamenti di cambio, si trasferisce al mercato del lavoro il compito di adeguare la competitività, prevarranno recessione, disoccupazione e pressione sulle BCE perché inflazioni l'economia. L'aveva detto nel 1996 e adesso è un quadro abbastanza fedele di quello che sta succedendo adesso. Una volta entrata con un cambio sopravvalutato, l'Italia si troverà di nuovo alle corde come nel 92, e direi che anche questo è un quadro abbastanza fedele di quello che sta succedendo. E poi gli italiani sognano che la BCE renderà loro la vita più facile, e l'italiano che lo sognava di più era il compianto professor Modigliani, e su questo con il professor Lamalfa abbiamo avuto degli interessanti scambi, perché a un certo punto il professor Modigliani ha smesso di sognarlo e forse c'entra un po' anche il dialogo avuto col professor Lamalfa. Ma la nuova banca centrale si proporrà fin dall'inizio come continuazione diretta della Bundesbank. Direi che è una buona
rappresentazione fatta nel 1996 di quello che sta succedendo adesso. Perché ve lo dico? Perché sono un pochino, per fatto personale, per difesa corporativa, squallidamente corporativa, della mia categoria, della categoria degli economisti, ai quali si adesso imputa di non aver previsto, di essere solo delle persone che fanno dei modelli teorici, eccetera, eccetera, eccetera. A me sembra che queste parole abbiano un contenuto pratico abbastanza evidente, un contenuto previsivo abbastanza evidente. Ma vi cito un altro autore, Martin Feldstein, che è stato presidente del National Bureau of Economic Research, che è stato capo di dipartimento a Harvard. Nel Foreign Affairs del 97, una rivista scientifica di scienza politica, insomma piuttosto quotata, ci dice questo: un aspetto critico dell'unione monetaria è che non esiste un modo legittimo di ritirarsi. L'esperienza della guerra di secessione americana mette in guardia sui pericoli di un trattato senza via di uscita. L'aspirazione francese all'uguaglianza non è coerente con l'aspettativa tedesca di egemonia. Gli effetti economici avversi della moneta unica sopravvanzeranno i benefici derivanti dalla facilitazione del commercio. Quindi, come dire, se sapeva, per dirlo alla romana, visto che siamo nella sede, diciamo, Roma ladrona, nella sede del potere, si sapeva. E vorrei aggiungere un dettaglio: non ci è stato nascosto neanche dagli autori che all'interno del nostro paese hanno guidato questo processo il fatto che essi fossero perfettamente consapevoli del fatto che questo processo esponeva a dei rischi, cioè che entrare in una moneta unica prima di una uniformazione delle economie sottostanti avrebbe portato a delle crisi. Questo lo hanno detto in interviste pubbliche sia il presidente Prodi, il presidente Monti, tanti illustri politici italiani, dicendo però che queste crisi avrebbero avuto un valore positivo. E qual era questo valore positivo? Era quello di costringere in qualche modo i popoli europei a fare la cosa giusta. E qual era questa cosa giusta? Questa cosa giusta era procedere verso la compiuta unificazione militare, fiscale, politica, verso il cosiddetto più Europa, verso gli Stati Uniti d'Europa. E io credo che ci fosse molta buona fede, molta visione in questo, sicuramente, credo che adesso con un po' più di realismo dobbiamo riconoscere che questo tipo di fuga in avanti era effettivamente, come l'ha ultimamente qualificata lo stesso presidente Prodi, un po' irrazionale e ci ha messo in una situazione veramente difficile da gestire. Allora, qua c'è un problema, diciamo così, perché si fa una moneta unica? Ecco, io cerco di darvi, tu con me non hai il timore reverenziale che hai con il, giustamente, il professor Quarino, quindi mi dai un calcio sugli stinchi 2 minuti prima e io concludo in questo. Non vale la pena, dammelo piano se no cado. Allora, perché si fa una moneta unica? Vedete, per esempio, anche prima il professor Guarino ha parlato, giustamente, perché ciò di cui si parla, della promozione del commercio. E quindi l'idea che una moneta unica la si fa per facilitare in qualche modo le dinamiche dell'economia reale. Non hai più costi di transazione legati al fatto di dover cambiare, i prezzi diventano più confrontabili, quindi c'è più concorrenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è che la moneta unica si fa per facilitare il commercio abolendo i costi di transazione legati al cambio. Questo a monte presuppone che il commercio sia sempre e comunque una cosa buona e giusta. Cioè che se io me ne sto in vacanza a Maratea debba bere del latte bavarese, che è un'ottima idea. Magari se me ne vado in vacanza a Palermo vorrò una spremuta di limone islandese un giorno, e perché non averla? Quindi il commercio, come dire, ha dei costi e dei benefici, questo, però viene elevato la promozione del commercio a valore assoluto nel momento in cui tu dici che fai una moneta unica che è rischiosa per promuovere il commercio. Ma non preoccupatevi, sembra assurdo, ma in realtà il punto è che le cose non stanno esattamente così, perché, come dire, ragioniamo un attimo
sulla relazione fra rischio di cambio e transazioni commerciali. Le transazioni commerciali vengono regolate a 30-60 mesi e direi da che mondo è mondo, anche se si va piuttosto indietro nella storia economica europea, esistono strumenti finanziari piuttosto efficienti, esistevano già nel Rinascimento, per proteggersi contro il rischio di cambio a questi intervalli temporali, 30-60 giorni. Noi abbiamo un controfattuale evidentissimo del fatto che il cambio fisso non favorisce particolarmente il commercio e il cambio flessibile non lo sfavorisce particolarmente. Quando crollò il sistema di Bretton Woods, tutti prima dicevano sarà una catastrofe, il commercio collasserà, non potremo più avere spremute di limoni islandesi in Sicilia e questo deprimerà il nostro benessere. In realtà, se io vi facessi vedere, e nel libro l'ho messo, un grafico dello sviluppo del commercio mondiale dal 40 ad oggi, voi non riuscireste a percepire il momento in cui è crollato il sistema di cambi fissi di Bretton Woods. Non c'è neanche una lieve increspatura. Il commercio è andato avanti perché a 30-60 giorni i mercati di cambio a termine hanno sempre permesso alle persone di scambiarsi bene, prendendo qualche volta delle fregature, qualche volta dandole. Diciamo, c'è tutta una letteratura sull'efficienza di quei mercati, quello non è mai stato il problema. Ma provate a prestare dei capitali a 5-6 anni, beh, lì proteggersi dal rischio di cambio è molto più difficile. È lì che l'abolizione del rischio di cambio diventa veramente cruciale, quando tu vuoi far muovere non le merci, ma i capitali. Ora, non c'è nulla di male nel fatto che i capitali si muovano, anzi, in un sistema come quello europeo, dove paesi come la Grecia e il Portogallo, in termini reddituali, erano indietro di 20 anni rispetto al paese leader, cioè la Germania, nel senso che quando sono entrati nella moneta unica i loro redditi medi pro capite erano quelli che in Germania c'erano, ovviamente a parità di poteri d'acquisto, 20 anni prima, era assolutamente una buona idea, almeno in termini di economia standard. Vedo che un economista non standard alla prima fila mi fulmina con lo sguardo, ma io qui faccio finta di essere un economista standard, era assolutamente una buona idea favorire la circolazione dei capitali. Perché? Perché nella visione panglossiana, diciamo così, dell'economia ortodossa, se si lascia il capitale andare dove vuole, lui va dove ce n'è più bisogno, perché dove il capitale è più scarso riceve i maggiori rendimenti e quindi il mercato conduce elegantemente da un punto di vista formale e efficientemente da un punto di vista economico il risparmio, il capitale verso, ecco, già ho detto risparmio capitale, anche questo non vedo dirlo, ma insomma, il capitale verso i paesi che ne hanno bisogno, cioè favorisce quel processo di catching up, cioè di ripresa dei paesi meno avanzati. E questo è molto bello e forse in parte è anche successo. Non so se vi ricordate quando in Spagna c'era il governo Zapatero e da noi forse c'era un governo di più o meno sinistra, o comunque chi era di sinistra qui era tutto contento perché là c'era un governo di sinistra e si esaltava tantissimo questo primo ministro che stava facendo tanti bei lavori, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti quei bei lavori che vedevamo, questo dinamismo spagnolo, purtroppo avevano un problema che io vedevo perché mi occupavo di questo tipo di problemi, ma non molti vedevano. Era tutto pagato coi soldi esteri. E a un certo punto è arrivato il re dell'azione. Quando i movimenti di capitale vengono facilitati in assenza di regole, può capitare facilmente che si inneschi un processo esplosivo, per cui un paese inizialmente assorbe il famoso afflusso di capitali esteri per finanziare il proprio sviluppo, ma poi, dato che il credito diventa accessibile a buon mercato, facile, lo usa anche per comprare beni di consumo e si passa dal finanziare, non so, un'infrastruttura al comprare il quarto SUV tedesco, cosa che ai tedeschi fa molto piacere, infatti ti prestano i soldi per farlo. Ma se poi c'è uno shock che mette in qualche modo sotto stress il sistema finanziario, che è quello che è successo intorno al 2008,
succede che tu hai ancora delle rate da pagare, ma cominci a guadagnare di meno e non puoi, come dire, e chi ti ha prestato i soldi ha necessità di rientrare e quindi non può essere tanto gentile con te. Questo è quello che più o meno è successo. D'altra parte, se noi andiamo a... Sì, poi c'è ovviamente l'altro motivo, perché la moneta favorisce la nascita di una nuova identità europea, bla 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 bla. Io sono in grosse difficoltà, nel senso che a grandi linee mi sento europeo, però capisco anche che esiste un interesse economico nazionale e che la ricchezza dell'Europa è nelle diversità che andrebbero valorizzate e non livellate, però vabbè. Si sapeva assolutamente da prima quindi che la facilitazione del commercio era una bufala, e anche dopo studi, diciamo, io qui vado molto rapido, non vi voglio annoiare con la mia erudizione scientifica, insomma, sia ex ante che ex post si sapeva che gli effetti sul volume del commercio sarebbero stati nulli, ma ci sono stati degli effetti sul commercio, quali? Beh, non sul suo volume, ma diciamo così, sul suo orientamento. Da quando siamo entrati nell'euro è partito un enorme surplus tedesco e sono partiti degli enormi deficit degli altri paesi. È il gioco che vi ho descritto. Circolano i capitali vanno al sud per finanziare l'acquisto dei beni del nord. Il nord finanzia il deficit del sud, in questo modo lui va in surplus, diventa un enorme creditore, non rendendosi probabilmente conto del fatto che se esci dalla favoletta morale e entri nella realtà dell'economia, essere un enorme creditore alla fine non è una posizione molto molto più comoda che essere un enorme debitore. Cioè gli scambi internazionali forse sarebbe opportuno che venissero gestiti in modo da essere in qualche modo equilibrati. E questo era un pezzo della storia. Volevo farvi vedere un'altra cosa che riguarda noi. E chiudo su questo, vi faccio solo vedere un dato, visto che è un incontro di così, che vuole essere di stimolo, di informazione. Quando si cerca di far riflettere i nostri concittadini sul fatto che esiste un interesse, per esempio, economico nazionale anche nell'Unione Europea, semplicemente perché esiste una bilancia dei pagamenti nazionale. Se non esistesse la contabilità nazionale, non esisterebbe neanche l'interesse economico nazionale. Questo è, secondo me. Vabbè, si viene accusati di nazionalismo. Dopodiché ti vengono, se provi a dire che c'è qualche criticità legata all'euro, ma i problemi dell'Italia iniziano prima. Il nostro problema non è la valuta, ma la produttività. La colpa è nostra, non abbiamo fatto le riforme perché i tedeschi sono stati bravi e le hanno fatte prima di noi. Questi sono i tre argomenti che sentiamo. Siccome qua ci sono gli uomini anche politici che almeno in linea puramente teorica vorrebbero dire una parola critica, vorrei dar loro alcuni strumenti molto essenziali per valutare il peso effettivo di questi argomenti. I problemi iniziano prima, è vero, i problemi dell'Italia iniziano prima. Qui vedete lo scarto fra il reddito pro capite italiano e quello della media dell'Unione Europea a 15 paesi. Non ho preso l'Eurozona, ma grosso modo siamo lì. Allora, vedete che il reddito pro capite sono migliaia di euro a... sono euro, perché altrimenti avremo uno scarto di 2 milioni. Il reddito pro capite italiano ha avuto un recupero durante gli anni 70, poi ha galleggiato a più o meno 1000 euro sotto la media europea fino al 96 e poi dal 96 ha cominciato a cadere in caduta libera, allontanandosi dalla media europea. Cioè nel 96, quindi prima dell'euro, è iniziato un progressivo, costante e apparentemente inarrestabile impoverimento relativo dei cittadini del nostro paese. Questi sono dati Ameco che chiunque può vedere. Possiamo misurarli in altri modi, ma quale misura tu scelga, il quadro è quello e il problema è nel 96, quindi prima dell'euro, l'euro comincia nel 99. Il problema è la produttività, vero? Guardate per esempio... Questo è l'indice della produttività media del lavoro, in rosso abbiamo l'Italia e in nero abbiamo la Germania. E qui si vede una cosa molto chiara, che negli anni 70 e 80 la produttività italiana e quella tedesca crescevano allo stesso ritmo. Attenzione, questo è un indice, non vuol dire che un italiano e un tedesco producevano la stessa quantità di valore aggiunto nei loro rispettivi paesi. Vuol dire però che la crescita della produttività
che è quella che poi è legata alla crescita delle retribuzioni, era uguale. E anche qui, nel 97, succede che la crescita della produttività italiana si appiattisce e quella della produttività tedesca continua. Insomma, in quell'anno deve essere successo qualcosa. Cosa è successo in quell'anno? In quell'anno è successo che, anche se noi tendiamo a dimenticarlo, effettivamente l'euro per noi inizia in quell'anno. Perché? Perché dopo aver raggiunto un massimo di svalutazione, questa, la linea rossa è il cambio, è misurata qua e sono le lire necessarie per acquistare un ECU e poi per acquistare un euro. Quindi più va su, più la lira si svaluta, perché ci vogliono più lire per acquistare questo. Adesso, per fortuna, non essendoci alcuni docenti di altre università, credo che per voi sia abbastanza facile capire che se devo usare più lire per acquistare un ECU vuol dire che la lira vale di meno, no? E quindi qui, quando questa linea sale, vuol dire che la linea rossa sale, vuol dire che ci stiamo svalutando, eh? Bene, vedete, nel 96 noi abbiamo bruscamente rivalutato e ci siamo agganciati all'ECU, perché allora non c'era l'euro, a un tasso che sostanzialmente è simile a quello che poi ci avrebbe accompagnato e che, lo dico sempre per quei docenti ai quali rivolgo un pensiero affettuoso, non è 1007, 2007, 4007, ma è 1936,27, perché spesso la gente lo dimentica, ma è così. Allora, di fatto, quello che vi voglio dire è che noi abbiamo visto che ci sono due problemi. Un problema di inizio del declino relativo del reddito italiano nel 96, che è legato molto evidentemente a un problema di declino relativo della produttività italiana nel 96. E il 96 è l'anno nel quale di fatto noi ci agganciamo, come prima ha detto Claudio, a quella che sarebbe stata la futura parità con la valuta paniere europea. Quindi di fatto è l'anno in cui, in termini commerciali, entriamo nell'euro. Allora, c'è una spiegazione economica che lega questi fatti, e ve la dico molto rapidamente, ed è legata alle teorie keynesiane, le quali dicono che la domanda, e in particolare quindi quella componente di domanda che sono le esportazioni, può avere uno stimolo sulla produttività. Il calo della produttività, quindi, che si registra dopo la rivalutazione del 96, può essere spiegato da modelli anche abbastanza semplici come conseguenza del fatto che c'è stato un crollo delle esportazioni, e c'è stato, sono entrate in sofferenza le aziende, e è successo, e questo ha avuto un impatto negativo sulla loro produttività e ha attivato un circolo perverso che ha messo l'Italia su un equilibrio peggiore di quello nel quale si trovava prima. E il risultato di questa bella cosa qual è? Ah, poi c'è l'altra storia, quella che noi non avremmo fatto le riforme, in particolare del mercato del lavoro. E purtroppo anche questo è falso. Noi le riforme del mercato del lavoro le abbiamo fatte con la riforma Treu, e se ci fate caso, questo è l'indicatore OCSE di rigidità del mercato del lavoro. L'Italia parte da un mercato del lavoro particolarmente rigido, più rigido di quello della Germania, e nel breve volgere di meno di un decennio arriva con un mercato del lavoro molto più flessibile di quello tedesco. Per cui, quando a agosto 2011 arriva la lettera della BCE dicendo che abbiamo bisogno di ulteriore flessibilità e riforma del mercato del lavoro, qualcuno ci avrà anche creduto, ma molti economisti sapevano che non era vero. E sapevano anche un'altra cosa, che la flessibilità, che detta così suona anche bene, anche lei, come la credibilità, è sempre un'arma a doppio taglio. In particolare, molti studi recenti di economisti chiariscono che la flessibilità del mercato del lavoro, se diventa precarizzazione, ha due effetti negativi. Il primo effetto è sull'accumulazione di capitale umano, perché il lavoratore che passa da un'azienda all'altra, da un compito all'altro, che mette insieme contratti, diciamo, in un'ottica di non crescere con l'azienda, eccetera, eccetera, evidentemente, umanamente, fatalmente, sarà meno diligente di un lavoratore che vive in un contesto più stabile. E questa relazione negativa fra flessibilità
e produttività non è un'invenzione di un oscuro docente, eccetera, eccetera, che poi sarei io, ma è attestata da studi anche di colleghi onesti, come per esempio Francesco Daveri della Bocconi dell'Università di Parma, con il quale abbiamo organizzato a giugno, e adesso replicheremo a novembre, il 21 novembre all'Università di Parma, un seminario scientifico proprio per studiare questo snodo della storia economica italiana e per studiare l'impatto delle riforme del mercato del lavoro sulla produttività. Poi la flessibilità, c'è anche un altro piccolo problemino, che è questo. Tu la flessibilità la fai fondamentalmente poi per ridurre il costo del lavoro, cioè c'è stato un patto sociale di questo tipo: cara impresa, io ti rendo più difficile esportare e quindi tu hai un vincolo esterno, però ti allento il vincolo interno permettendoti di pagare di meno i lavoratori. Vabbè, ci si può stare, ma c'è un problema. Il problema è che purtroppo in questo modo il mercato interno collassa. Cioè, è il famoso discorso di quando ti giri dietro di te e vedi che c'è la disoccupazione. Vedete, vi ricordo che il 3 luglio, il ministro Saccomanni, in modo anche spiritoso, insomma, disse che vedeva la luce in fondo al tunnel e non era un treno. 3 giorni fa l'Istat ci ha detto che era un treno, perché quel meno 1,3 previsto dal governo si è palesato adesso in un meno 2, cioè siamo al secondo meno 2 consecutivo. Significa che alla fine di quest'anno il reddito pro capite degli italiani sarà quello che avremmo avuto alla fine del 97, a parità di potere d'acquisto, tenuto conto quindi del fatto che c'è stata inflazione nel frattempo. Il che significa che gli italiani oggi hanno una capacità di spesa che è quella di più di 15 anni fa. E adesso molti imprenditori cominciano a capire che questo non gli è convenuto. Tenete presente che non si può... 2 minuti. Tenete presente che non si può parlare di... quando si va nei dibattiti televisivi o quando si va o quando si ragiona al bar o quando si ragiona con gli studenti, insomma, per semplificare, c'è sempre la Germania, l'Italia, gli imprenditori, i salariati. Si tende un po' a dimenticare che non esiste una signora Germania bionda che parla tedesco e vive in Germania. Ci sono tante Germanie, c'è un capitalismo tedesco, ce ne sono tanti, ci sono tanti classi sociali. La stessa cosa vale per esempio per gli imprenditori italiani. Ci sono quelli grandi, quelli piccoli, quelli che esportano, quelli che importano, quelli che hanno approfittato della flessibilità, quelli che hanno scapitato, quelli che magari dal cambio forte hanno tratto vantaggi, quelli che invece hanno tratto soprattutto svantaggi. Però, diciamo, i dati che vi ho fatto vedere individuano nell'adozione del cambio irrevocabile uno snodo molto importante nella storia del declino economico del nostro paese, e questo deve indurre una riflessione. Per quel che mi consta, non esiste da parte dei difensori senza se e senza ma. Io non, come avete visto, vi ho detto anche molti motivi per i quali una valuta unica poteva essere utile. Vi ho spiegato che la circolazione dei capitali avrebbe potuto essere benefica, magari se fosse stata controllata meglio. Non sono un accusatore senza se e senza ma dell'euro. Ci sono molti difensori senza se e senza ma dell'euro. Nessuno di loro però mi è ancora riuscito a spiegare perché proprio nell'anno in cui noi blocchiamo il cambio succede quell'inizio di disastro, cioè quella traiettoria che ci porta oggi a essere dove eravamo nel 97. Qualcuno dice: ma la colpa è della corruzione. Vabbè, allora significa che prima del 95 eravamo tutti puri, poi nel 95 c'è stata la cacciata dall'Eden, siamo diventati corrotti e improvvisamente la crescita è diminuita. Non credo. Io mi ricordo un sacco di episodi di corruzione quando ero bambino, e chi non era bambino quando io ero bambino se li ricorda meglio di me, suppongo. Cioè è successo di tutto in Italia, ma il declino relativo rispetto all'Europa è iniziato nel 96. Qualcuno dice la colpa è della burocrazia, idem come sopra. Qualcuno dice la colpa è delle piccole dimensioni delle aziende italiane, come se nel 96 la mano della storia
avesse preso tutte le aziende italiane, le avesse messe nella lavatrice della storia, le avesse lavate a 90 gradi e le avesse tirate fuori ristrette col programma sbagliato, capito? Ma non è così. La flessibilità delle aziende italiane, delle piccole e medie imprese unite in distretto industriale, era sempre stata vista come un fattore positivo. Fosse anche stato, e sicuramente in parte lo sarà per tanti motivi, un dato negativo, quel dato negativo non lo è diventato di colpo in un anno. L'unica cosa che è successa di colpo in quell'anno è una pesante rivalutazione del cambio e l'aggancio alla parità con la quale poi saremmo entrati nell'euro. E da lì comincia qualcosa che per il nostro paese non è positivo. Io domando solo una riflessione su questo, una spiegazione, perché i costi li abbiamo visti. Sono i costi dell'avere oggi, in media, il potere di acquisto che avevamo 15 anni fa nelle nostre tasche, quindi di non poter sostenere la nostra impresa e quindi, essendo poveri relativamente, di essere costretti ad acquistare il latte bavarese, perché costa 70 centesimi di meno. Allora, io, diciamo, vi ho fatto vedere alcuni fatti stilizzati che hanno così promosso la mia riflessione. Non voglio rubare tempo soprattutto al protagonista di questa serata, se non per dire che la situazione nella quale, di sofferenza nelle quale le aziende italiane si trovano, sta promuovendo un fenomeno molto preoccupante, che preoccupa anche il presidente Prodi e che è nel titolo del libro di Antonio, quando dice svenduti all'Europa. La svendita delle aziende italiane, perché le aziende italiane che non ce la fanno più sono costrette ad accettare delle proposte che, se avessero dei conti più floridi, potrebbero tranquillamente rifiutare. E i nostri migliori marchi, ne avevo fatto una lista e la trovate nel mio blog in uno degli ultimi post, stanno passando in mano estera, stiamo cedendo a capitalisti stranieri il nostro posizionamento sui mercati emergenti, la nostra immagine di eccellenza, la nostra tecnologia. C'è chi dice che noi produciamo solo ciabatte, non è così, abbiamo una meccanica di precisione, abbiamo tante cose che dovremmo difendere, basta vedere la lista delle aziende che sono state comprate dal resto del mondo per capire quali sono le aziende che avremmo dovuto difendere, perché chiaramente dal resto del mondo, non essendo dei fessi, si sono comprati le cose migliori e ci troverete molti marchi della moda, molti marchi della meccanica, ovviamente ignoti ai più perché sono per lo più super. Il presidente Prodi, e qui veramente chiudo perché se no poi vengo. Il 17 agosto scorso ha detto che questo è preoccupante. E vi aspettate due cose, vi devo dire perché è preoccupante e vi devo dire quale è secondo lui la soluzione. È preoccupante perché, e questo trovo sia assolutamente corretto, il rilancio a questo punto della crescita dei marchi del Made in Italy significa semplicemente che queste aziende fanno profitti che però, essendo ormai passate in mano estera, sono profitti che se ne vanno all'estero. E questo è il primo pezzo. La cura, sapete qual è? Favorire ulteriori afflussi di investimenti esteri. Ve lo cercate su internet l'articolo. E quindi vedete che abbiamo, questo dà il senso dello smarrimento di una classe dirigente che ha detto che ha fatto una cosa che era irrazionale e che adesso dà delle risposte irrazionali di fronte a una situazione che tutti noi, credo, vorremmo in qualche modo riuscire a gestire, ma che è oggettivamente molto molto complessa da gestire se non si prendono delle decisioni drastiche, perché purtroppo la storia insegna che sistemi di cambi fissi o unione monetaria fra paesi troppo diversi prima o poi saltano. Qui non se ne vuole parlare, non so perché, il che significa semplicemente che quando questo succederà ci sarà un enorme vuoto politico, decisionale e di competenze e il Paese dovrà gestire una situazione di questo tipo in circostanze meno favorevoli che se se ne fosse parlato. Noi questa sera ci abbiamo provato, io mi sono allargato trovando nella disperazione per la sorte del mio Paese l'energia per, diciamo così, intrattenervi spiacevolmente per troppi minuti. Vi lascio la parola al prossimo relatore.
ti do il tuo inizio. Tanta pressione, chiamiamo qui come commessi. La mia presentazione era di 236 slide, ma come vedete non è vero che non so limitare. Però qualsiasi domanda abbiate sono in grado di soddisfare la vostra curiosità. Un attimo, vediamo, poi dopo siamo qua. Allora, adesso quindi parla il professor Antonio Maria Rinaldi, anche lui dell'università, della piccola università di provincia da cui vengono queste mini idee totalmente allineate a quanto si sente normalmente sui media tradizionali. E il professor Antonio Rinaldi dell'Università Gabriele D'Annunzio e della Link Campus University qui di Roma ci farà un'introduzione con la sua nota energia che potete rilevare anche dal titolo moderato, no, del suo libro, no, come potete notare. Ma d'altra parte, vedete, penso che a questo punto abbiate capito che la necessità di arrivare a una conclusione che penso si stia delineando come abbastanza chiara, poi dopo comporterà, stante l'impegno dei governi e della Chiesa per propagandare gli ambasciatori dell'euro, comporterà un'energia particolarmente intensa per poter far passare certi concetti, perché se no, altrimenti si finisce con quelle simpatiche obiezioni non fondate di cui ci ha parlato il professor Bagnai, e il dibattito morirà lì. Invece un po' di energia in certi casi penso possa essere più che necessaria. Grazie. Innanzitutto, grazie. Ho già combinato un macello, ho tolto lo slide, ma adesso Alberto me lo rimette. Sono fatto così. Innanzitutto grazie a tutti voi che siete venuti qui e naturalmente ringrazio i relatori perché mi hanno onorato e mi avete onorato della vostra presenza. E voglio innanzitutto ringraziare il professor Giuseppe Guarino, grazie. A nome di tutti gli italiani liberi, ancora liberi, perché è stato l'unico in questa Europa ormai sorda, cieca, tutto, perché è riuscito a individuare che il fiscal compact è illegittimo. Il professor Guarino lo ha in maniera immediata individuato nel novembre dell'altro anno. In Italia non è stato ascoltato, perché è ovvio, nemo profeta in patria. In Germania, guarda caso, è stata non solo recepita, ma hanno iniziato a porre delle fortissime eccezioni proprio sulle considerazioni del professor Guarino. Quindi grazie, grazie, grazie. E poi naturalmente saremo molto molto interessati. Prego. Ma perché non l'ascoltano il professor Guarino, capito? Perché il professor Guarino, per farsi pubblicare un articolo sul giornale, ha dovuto sudare 7 camicie, lo sapeva? Adesso lo sa, grazie, poi dopo parla, grazie. Questo è vero o no, professore? Per poter pubblicare mi chiamava pure a me, dice: Antonio, ce l'hai qualcuno che mi pubblica queste cose? E nessuno gliela voleva pubblicare, ed è la verità, è vero? È vero, se lei ha qualcuno me lo dica, gliele passiamo a lei, ce le pubblica lei magari. Ma sa quante volte noi vogliamo pubblicare delle cose e ce le rimandano indietro come se avessimo la peste? Bravo, e allora se lo sa, lo vede. Dopodiché, al momento, alta, perché qui mi avete rubato, che lo devo io. Ecco, arriva. E proprio per questo desidero ringraziare il professor Savona, proprio per questo, perché lui ci ha ricordato, abbiamo fatto anche l'altro anno alla Camera un altro convegno, dove ci ha ricordato che l'articolo 1 della Costituzione, ancora vigente, dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e non sul pareggio di bilancio. Questo deve essere molto chiaro. Mi dispiace. Altrimenti cambiamo l'articolo 1, cambiamolo. Però lo dobbiamo cambiare. Certo. No, è importante dirlo. Anche perché le politiche economiche che noi stiamo perseguendo su indicazione del modello
dell'Unione Europea non fanno altro che andare contro il lavoro. Cosa ce ne facciamo noi dell'inflazione all'1,1% se poi però per poterlo perseguire ci ritroviamo al 12,4% della disoccupazione? Vi ricordo che in tempi non lontani, quando avevamo la nostra liretta e avevamo ancora un briciolo di sovranità, avevamo una disoccupazione molto molto più bassa, perché avevamo l'inflazione molto molto più alta. Curva di Phillips, lo sappiamo, non c'è bisogno di insegnare a Pescara o alla Linca, mi sembra, per saperlo. Eppure evidentemente a Bruxelles queste cose non le sanno. Come vi voglio dire anche un'altra cosa, cosa ci interessa avere una banca centrale europea che tiene il tasso ufficiale di sconto al 0,5%, quando poi il sistema delle imprese e le famiglie non hanno poi l'accesso al credito? Chi se ne importa? Non ci interessa. Gradiremmo magari avere delle politiche economiche più espansive con dei tassi ufficiali di riferimento più alte, ma che poi realmente il sistema delle imprese e le famiglie hanno poi la possibilità di avere veramente il finanziamento. Questo mi sembra che sia logico, mentre invece ci siamo resi conto, come ho più volte detto, che l'euro di fatto è un organismo geneticamente modificato, no? Serve solamente ad essere da volano per delle operazioni prettamente finanziarie e non certo per star dietro all'economia reale, all'economia delle famiglie. Questo. Ora io vi citerò e poi vi dirò chi l'ha detto, perché noi ci siamo resi conto purtroppo che la nostra vita, anche quotidiana, ormai è legata a dei numeri, numeretti, codici, coefficienti. Siamo sempre alla rincorsa affannosa di numeri e parametri che tante volte non capiamo, capiamo solamente quando dobbiamo andare a pagare, no? Perché? Perché ci siamo legati a un sistema, purtroppo, e ce ne siamo resi conto sulla nostra pelle, che per essendo stati privati degli strumenti essenziali di politica monetaria, perché non abbiamo più il governo della nostra moneta, cioè non stampiamo, non possiamo monetizzare il nostro debito praticamente, come fanno tutte le banche centrali del mondo, a iniziare dagli americani, giapponesi, inglesi. Poi abbiamo capito perché gli inglesi non sono entrati alla fine, grandissimo popolo, l'hanno capito immediatamente perché si sarebbero legati mani e piedi, come i danesi, perché molti scordano anche i danesi hanno fatto la famosa opting out. Ebbene, alla fine ci siamo resi conto che il sistema delle imprese italiane, che le imprese italiane non sono la Apple o la Coca-Cola o la Microsoft, è la piccola, micro, è quella che manda avanti l'Italia sempre, ha fatto diventare l'Italia grande dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia è diventata la quinta potenza al mondo, siamo ancora la seconda impresa manifatturiera dopo la Germania, dei 27, anzi ormai 28 stati dell'Unione Europea. E cosa succede? Succede che noi siamo stati considerati i veri prestatori di ultima istanza, siamo noi i veri prestatori, non la banca centrale, come invece avviene in tutto il resto del mondo. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago, non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari o l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Robert Kennedy, 1968. E nessuno ne ha tenuto conto. Purtroppo siamo legati a un sistema che non funziona, è insostenibile, guardate. E la rabbia è che noi non abbiamo mai, mai, e me ne assumo la responsabilità in questa sede, sbattuto i pugni sul tavolo per tener conto delle esigenze dell'Italia. Mai, questo è avvenuto. Non c'è stato mai nessuno che ha sbattuto, ha avuto la capacità di far valere gli interessi dell'Italia. Noi siamo europeisti, attenzione, nessuno ripudia il concetto d'Europa, anzi, io affermo addirittura che coloro i quali si ostinano oggi a difendere a spada tratta questa configurazione di euro e di Europa
sono proprio quelli che scaveranno la fossa per primo sia al concetto di Europa che di euro, perché è insostenibile in questo modo. Non siamo noi, anzi, noi pensiamo che possiamo giungere al concetto, all'ideale di Europa, seguendo strade diverse. D'altronde, pochi sanno che se poi andate sul sito ufficiale della Unione Europea, lo sapete qual è il motto dell'Unione Europea? Noi sappiamo qual è la bandiera, sappiamo qual è l'inno tedesco, naturalmente, perché in Italia non ci sono musicisti, lo sapete. Non ce l'abbiamo, purtroppo ci sono mancati nella storia, non lo so, c'è von Verden, von Roth, sarebbe Rossini, però il motto è uniti nella diversità. Non mi sembra che questo motto sia stato molto recepito, assolutamente, noi ci siamo uniformati. Guardate, io sono un grandissimo, e lo dico nel libro, estimatore della Germania e ammiratore del popolo tedesco. Io contesto la politica economica, il modello di politica economica che purtroppo in questo momento la Germania impone all'Unione Europea. Nessuno è in grado di contrastarlo. Guardate che, non lo dico io, la letteratura economica non conosce questo modello, che ha affidato praticamente solo ed esclusivamente al pareggio di bilancio e alla rigidità dei conti fattori di crescita. Ci dicono che le aziende italiane stanno registrando dei vantaggi, cioè stanno iniziando a vedere la crescita. Ma come fanno? Ma se la disoccupazione sta salendo, io la crescita la considero quando la disoccupazione inizia a scendere, perlomeno io l'intendo in questo modo. Quindi non facciamoci prendere per fondelli. Lo vedete questo grafico? Questo grafico l'ho sottoposto l'altro anno all'attenzione del professor Paolo Sauna. Gli è piaciuto, l'ha portato addirittura a Cernobbio l'altro anno, poi l'ha dovuto togliere di corsa perché è stato un po' contestato. L'ho detto bene, allora lo metto nel libro perché vuol dire che è buono. Sì, scusate, però l'abbiamo modificato, anzi qui è presente il bravissimo dottor Alessio Veccia, che è un bravissimo macroeconomista e analista, che l'ha rivista, ricorretta, con dati ufficiali della Banca d'Italia e della Bundesbank. Ebbene, lo capisce chiunque, lo vedete cosa è successo? Prima avevamo la lira, va bene, poi c'è stato il periodo di transizione, cioè del cambio irrevocabile dal 99 al 2001, il famoso 1936,27. Una battuta, ma un italiano poteva fare 1936,27? No, è chiaro, no? Quel virgola che mi ha sempre un po'... Ebbene, lo vedete cosa succede? L'indice della produzione industriale, prima eravamo più forti noi, poi guardate caso, la Germania ci raggiunge e poi boom, sale su alla grande e noi scendiamo. Attualmente noi siamo -38%, prima eravamo di più. Come mai? Prima l'hanno detto in maniera inequivocabile. Se oggi la Germania avesse la sua valuta, la sua vecchia valuta, cioè vecchia, attendiamoci, l'euro è il marco, si chiama euro ma è il marco, ma se avesse solo lei il marco, non si rapporterebbe a 1,32 come con l'euro, ma sarebbe intorno a 1,80-1,85. Che vuol dire? Vuol dire che le Golf le venderebbero come le Maserati in Italia, cioè non le venderebbero, e viceversa, noi venderemmo lì le nostre Maserati come loro comprano le Golf. Questa è la verità. Noi ci rapporteremmo all'equivalente di meno di un dollaro, 0,90, un dollaro. È chiaro questo, mi sembra che sia piuttosto evidente. Ebbene, io dico questo. Io credo di aver raggiunto l'obiettivo oggi, e vi ringrazio per merito vostro, nel libro. Il libro è un libro denuncia. E a me interessava aprire il dibattito. Credo che venendo in questa sede il risultato è stato centrato. Grazie alla caratura di grandissimi professori e dei miei colleghi, che ringrazio enormemente, ringrazio anche la Gabriele D'Annunzio e la Linca, che ancora mi tengono all'interno e ancora non mi hanno cacciato via. Vi ringrazio. Noi vogliamo aprire il dibattito. Ora ci siamo noi. Ci siamo stufati di sentire, scusatemi, il termine non è del tutto economico, queste frescacce che ci stanno propinando. Noi adesso tireremo veramente, visto che non lo fa nessuno, i pugni sul tavolo li iniziamo a tirare noi adesso. Mi dispiace. Visto che nessuno lo fa, lo facciamo noi. Ci prendiamo l'onere. Tanto... scherzando dicevo, ma che cosa succede? Ci menano, e più menate di così almeno otteniamo qualche cosa. Noi ci proviamo, almeno
quando torneremo a casa potremo dire ai nostri figli: guardate che i vostri padri ci hanno provato, cioè noi perlomeno l'abbiamo detta certe cose, in mezzo alla, al muro di gomma che c'è, è difficile, prima diceva, dice, ma perché non le dice? Le dice come? Poi non le scrivono le cose, questo è il problema, con enorme difficoltà. Ora io ringrazio veramente e lo voglio fare, sono anche emozionato nel dirlo, però lo voglio veramente fare in questa sede istituzionale. Io voglio ringraziare Paolo Savona, perché lui è stato mio professore all'inizio della sua carriera e io all'inizio della mia carriera universitaria. Voglio ringraziare. Grazie Paolo. E ti spiego anche il motivo. E ve lo voglio dire. Perché è riuscito a insegnarmi la politica economica nel migliore dei modi possibili quando la si mette al servizio del proprio paese. E poi è riuscito, non lo so come, sei stato brevissimo, a trasmettere in me un sentimento di indipendenza che mi ha permesso di amare nel giusto modo il mio paese. L'Italia è un grandissimo paese e gli italiani sono un grandissimo popolo. Non merita nella maniera più assoluta il trattamento che in questo momento ha, nella maniera più assoluta. Guardate, non si tratta subito i nazionalisti, no, i nazionalisti li lasciamo ai circoli bocciofili. Noi siamo dei patrioti, siamo dei patrioti sani, perché noi siamo convinti che se l'Italia è ben guidata è un grandissimo paese, gli italiani sono un grandissimo popolo e non meritano essere trattati, essere sotto schiaffo, perché siamo sotto schiaffo in questa maniera. E scusate, qui lo devo dire, non vorrei più vedere presidenti del Consiglio italiani che appena ricevono da parte del proprio Parlamento la maggioranza, la fiducia, si precipitano a Berlino a fare l'inchino. Per piacere, scusate, un po' di dignità, non siamo secondi, abbiamo dettato per millenni, ci dobbiamo umiliare sotto dei giochi. Non chiedo che ci siano dei nuovi Furio Camillo che sappiano riscattare questa terra, ma qualcuno, porca miseria, che dia un po' di futuro ai nostri figli. Grazie. Quando dicevo che serve un po' di energia, suppongo che avete avuto la... No, questa ve la devo dire, siamo andati a pranzo insieme, solo acqua minerale, non mi preoccupate. No, ma la produce. Ah sì, no, posso confermare, acqua minerale. E comunque, in ogni caso, quando si dice, ma si poteva dirlo, si poteva dire prima, si poteva fare... signori, l'unico che aveva la possibilità di scrivere qualcosa su un giornale ero io come editorialista, infilai la critica al giorno in cui venne approvato il Fiscal Compact in un articolo che parlava di tasse, misi la critica sul giornale in un mio editoriale. E in tutti gli altri giornali era il 21 luglio, se non mi ricordo male, del 2011. Si titolava su Il Tempo, non Il Tempo giornale che fu l'altro che titolò sull'argomento, Il Tempo, e diceva che faceva caldo, ed era il 21 luglio, quindi immaginate la notizia, no? Cioè, faceva caldo, e poi su un'inchiesta nota di alcune signorine che si intrattenevano in casa in un paese del nord Italia. Ora, io l'ho scritto, da tutte le altre parti non c'era una riga. Lo scrissi io, lo scrisse Il Tempo e, se non mi ricordo male, lo scrisse anche Libero. Basta. Non una riga su un provvedimento che avrebbe comportato un onere per le casse dello Stato di 50 miliardi all'anno per 20 anni. Non una riga. Vedete voi. Comunque, per le conclusioni... Sono lieto di arrivare alla fine di questa faticosa, secondo me, per noi che siamo di qua, ma anche per voi, suppongo, discussione, lasciandole al professor La Malfa, perché il professor La Malfa è simbolo, secondo me, di
come deve essere un atteggiamento pragmatico da parte di un uomo di Stato, vale a dire tutti noi abbiamo avuto delle nostre convinzioni, ma bisogna essere flessibili e capire quando ci sono delle situazioni che cambiano e avere il coraggio di denunciarle quando queste appaiono, indipendentemente da quello che si pensava prima, da quello che si è fatto prima. Bisogna avere il coraggio di dire ci siamo sbagliati e adesso bisogna girare pagina. Non è un problema. Ringrazio molto Rinaldi in particolare che mi ha chiesto di partecipare a questa presentazione del suo libro che fa parte di questa nuova generazione di libri, di Borghi, di Bagnai che sostanzialmente traggono le conclusioni dall'esperienza dell'euro. Paolo Savone e io invece apparteniamo a una generazione che ha discusso dell'euro mentre lo si faceva, perché le prime espressioni di preoccupazione su come l'euro avrebbe funzionato sono un libro di Paolo che si chiamava L'Europa dai piedi d'argilla, che uscì nel 1999, se non ricordo bene, o 98, e un libro che pubblicai io nell'aprile del 2000 che si chiamava L'Europa legata, i rischi dell'euro. Che l'euro, così come era disegnato, non potesse funzionare bene, gli economisti seri, ne ha citati molti Bagnai nel suo intervento, lo sapevano e lo hanno scritto. Per esempio l'articolo di Feldstein del 97, che lui ha citato abbondantemente, che diceva l'euro porterà la guerra in Europa, che fece ridere tutti gli europei. Disse, questo è l'odio degli americani nei confronti di questo passo avanti, l'euro porterà la guerra. L'applauso che voi avete riservato a Rinaldi quando ha parlato male della Germania è la prova di quello che scriveva Feldstein. Cioè l'odio che attraversa oggi l'Europa, prodotto dalla condizione dell'euro, è esattamente quello che un uomo di grande ingegno come Feldstein aveva visto in quel momento. E quando noi dicevamo, e lo dicevamo, c'è stato qualcuno interrotto, dice ma dov'era il professor Guarino? Il professor Guarino era e diceva le cose. Quando Savona, quando io, quando un certo numero, quando Franco Modigliani, io andai nel 1997 a Boston, Franco Modigliani che era il mio vecchio professore, con la sua curiosità disse cos'è l'euro, perché non lo sapeva bene. Quando gli spiegai come era costruito e gli dissi che c'era il patto di stabilità di cui ha parlato magistralmente Guarino, disse ma voi siete matti, mi rispose Modigliani, grandissimo economista, e scrivemmo con lui almeno 15 articoli a firma congiunta su tutti i giornali italiani e su tutti i principali giornali europei dicendo costruendo una banca centrale con quelle regole l'Europa non potrà che andare a una disoccupazione insopportabile. Era scritto. Naturalmente era chiaro che se la congiuntura mondiale si conservava favorevole non ci sarebbero emersi questi problemi. Cioè l'euro era una moneta per i tempi semplici, ma era evidente a chiunque volesse guardare seriamente questi problemi, che nel momento in cui si fosse creata una difficoltà di ordine internazionale, le conseguenze sull'Europa sarebbero state drammatiche, sono quelle che abbiamo sotto gli occhi in Grecia, in Spagna, in Italia, in Francia e così via. Naturalmente, per essere onesti, non è che possiamo far passare Delors o gli altri come degli stupidi, perché non lo sono, e neanche come delle persone disoneste intellettualmente, perché non è detto. Naturalmente c'era un altro pensiero, il pensiero di fondo degli europeisti, diciamo, chiamiamolo così, non è che l'euro fosse completo. Io mi ricordo quando uscì questo libro ebbi una discussione col povero Padoaschioppa, che povero per morire, persona seria, naturalmente, mi disse, ma naturalmente vuoi che io non sappia, vuoi che noi, e quel noi erano l'Europa, gli europeisti, Delors, vuoi che non sappiamo che l'euro è costruito male? Come dire, perché lo dici che è così banale?
Ma noi lo sappiamo, ma sappiamo anche, aggiunse, che l'Europa procede così. Fa un passo incompleto, poi si registra che il passo è incompleto e questo fa fare un passo avanti. Cioè verrà quell'unione politica che voi dite, mancando come premessa dell'unione, non potrà funzionare. Perché non può funzionare una moneta se non è espressione di un governo democratico, e se il governo democratico vuole lo sviluppo, le istituzioni debbono poter dare lo sviluppo, come avviene negli Stati Uniti, come avviene in Giappone, se non avviene in Europa. Cioè, voi, quindi voi che non lo sappiamo? Delors era socialista, non era un conservatore. Vuoi che Delors non sappia che la moneta da sola non basta? E la mia risposta fu, ma voi come fate ad essere sicuri? Dopo aver scritto un trattato, che è un trattato, diciamo, basato su un'idea conservatrice, cioè che non serve la politica economica, perché la vera disgrazia dell'euro, cari amici, nasce dal fatto che esso è stato concepito in anni nei quali la scienza economica si era accordata sull'idea che la politica economica non serve. Nel 1960-70, quando fu fatto il piano Barre e poi il piano Verner, il piano Verner, che è del 70, fu accompagnato da un documento, da un rapporto che si chiamava il rapporto McDougall, nel quale si spiegava che accanto alla moneta unica ci sarebbe stata una politica fiscale, monetaria, fiscale di tipo keynesiano, che avrebbe accompagnato lo strumento monetario. Cioè nel 70, nel clima di pensiero degli anni 70, nessuno avrebbe potuto pensare che costruendo solo la moneta unica si riusciva a risolvere i problemi anche della crescita di cui parla l'articolo che giustamente ha richiamato il professor Guarino, cioè l'articolo 2 del trattato istitutivi. Ma nel clima intellettuale degli anni 90, cioè dopo la Thatcher, dopo Reagan, con la perdita del keynesismo in tutte le università del mondo, l'idea era: ma non abbiamo bisogno degli strumenti di politica fiscale, anzi, se noi neutralizziamo completamente gli strumenti della politica economica, noi creiamo le condizioni, di cosa ha bisogno l'economia per crescere? Che l'offerta sia adeguata. E quindi per rendere adeguata l'offerta serve la flessibilità del mercato del lavoro, di cui parlava Bagnai, serve la flessibilità dei movimenti di capitale, di cui parlava Borghi, serve, in altre parole, tutto quello che sono le cosiddette riforme. La domanda non servirà a niente. Allora, se uno ha questa visione del mondo, l'euro funziona, o dovrebbe funzionare. Cos'è che non ha funzionato? Semplicemente che il mondo non funziona così come voleva quella visione scientifica. Se l'euro fosse nato oggi, nascesse oggi, o fosse nato nel 70, probabilmente noi non staremmo a discuterne dei suoi limiti così evidenti e così profondi come sono quelli che derivano dalla temperie culturale che ha accompagnato quegli anni. C'è un saggio di un economista tedesco, Issing, che era il membro tedesco della Banca Centrale, il più rigido, il più dogmatico, ma molto intelligente, che ha scritto un saggio dicendo cosa penserebbe Hayek, il grande conservatore dell'euro. E risponde così, era in celebrazione di Hayek. Hayek sarebbe non tanto soddisfatto, perché Hayek era convinto che le democrazie debbono essere piccole. E quindi una democrazia di 500 milioni di abitanti come l'Europa lo avrebbe inquietato. Ma sarebbe felice perché abbiamo fatto un capolavoro, che è quello di togliere le mani dei politici dalla moneta. Perché quello, diceva Hayek, è la condizione generale. L'euro è questo, cioè l'euro è la realizzazione del sogno di un conservatore, di un uomo di grande intelligenza, ma un profondo conservatore, che gli uomini politici debbono non poter, gli uomini politici, quindi i cittadini poi, perché questo è dietro i parlamenti, i cittadini non debbono occuparsi della gestione della politica economica, perché essa è meglio affidata alle regole automatiche che prescindono dalla politica economica. Ora, io ho assoluto rispetto per questa visione. Non è la mia, non è quella che ho studiato, non è quella, secondo me, che risponde agli interessi del mondo e dell'Europa in questo momento, ma è quella che è scritta nel trattato di Maastricht. Ha ragione Guarino nel dire che il patto di stabilità e il fiscal compact sono andati addirittura al di là del trattato di Maastricht, e che quindi c'è un fondo di illegalità
E può darsi che la sua battaglia, se qualcuno, se un governo italiano avesse il coraggio di prendere questa battaglia giuridica, forse avrebbe ragione di farla. Ma è lo stesso trattato di Maastricht è malato, e quello non è illegale perché quello fu firmato, è malato di questa visione economica che dice che gli stati non hanno nulla a che fare con la piena occupazione, che meno gli stati mettono le mani nel sistema economico, se non per fare le famose riforme, meglio è. Allora, da questo problema, e noi, e qui vado rapidamente alla conclusione, l'illusione di Padoa-Schioppa, la moneta unica ci obbligherà all'unione politica, si è rivelata sbagliata, perché la moneta unica oggi costituisce un ostacolo all'unione politica. L'applauso che voi avete fatto dice che se agli italiani viene chiesto volete l'unione politica con la Germania, la risposta non ci pensiamo neanche, se possiamo ci allontaniamo. Ma se voi chiedete a un tedesco ma voi volete l'unione politica con l'Italia e con la Spagna, la risposta è ma non ci pensiamo neanche, perché loro non hanno voglia, e lo capisco, di darsi carico di una politica economica di paesi che sono gestiti diversamente da loro, e noi non abbiamo nessuna fiducia che applicando le loro regole alle nostre storie, alla nostra realtà sociale, si possa arrivare a una conclusione. Quindi sostanzialmente l'Europa politica non può fare un passo avanti, e oggi l'euro invece di aiutare l'unione politica allontana l'unione politica. E se dentro l'Europa, come diceva Rinaldi, io sono europeista, diceva Rinaldi, ma per rendere Rinaldi davvero europeista dovresti togliere di mezzo l'euro. Cioè il giorno in cui non ci fosse l'euro, Rinaldi sarebbe più europeista di quanto non lo è nel momento in cui dice abbasso la Germania, oppure la Germania di oggi mi ricorda la Germania nazista, cosa che io non condivido nel suo libro, ma lo dice per, non perché non è europeista, ma dice perché. Quindi la prima speranza, l'euro farà l'unione politica, ce lo dobbiamo togliere di mezzo. La seconda speranza, l'euro funzionerà perché migliorerà spontaneamente il funzionamento delle economie, la dobbiamo dimenticare perché la nostra economia e della maggior parte dei paesi europei non si mette a posto. L'euro può cambiare? No, l'euro non può cambiare, perché è scritto nella pietra di Maastricht, perché la Germania è un grande paese importante, perché attorno alla Germania sono una serie di altri paesi che la pensano come la Germania, l'euro non può cambiare. E qui veniamo e finisco. Uscire dall'euro? Quello che diceva oggi Paolo Savona è semplicemente che uno può pensare di uscire dall'euro, ma le conseguenze, e questo è un punto che secondo me nel libro di Bagnai, che io ho trovato un bellissimo libro, che spero faccia una seconda edizione perché mi dicono che è esaurito, il solo punto debole di quella organizzazione è l'uscita dall'euro non è una passeggiata. L'uscita dall'euro avrebbe conseguenze di tipo argentino, nel senso che perlomeno per un periodo iniziale un paese europeo che rompe, oltretutto perché non c'è la base giuridica per uscire dalla moneta unica, perché mentre è legittimo dopo Lisbona uscire dall'Unione Europea, non è legittimo uscire dall'euro. E quindi se un paese uscisse dall'euro si sentirebbe dire voi state uscendo dall'Unione Europea, vi mettiamo i dazi doganali, mentre noi non sappiamo che l'euro è un problema, ma non il mercato unico, verso il quale almeno io penso ci sia dei vada a difesa. Quindi uscire è drammatico. Restare è altrettanto drammatico per le ragioni che qui sono state dette. Quindi il problema vero di questa condizione è che noi non abbiamo oggi chiara una strada, né nel caso che prendiamo la via della rottura, che ha una giustificazione, né se prendiamo la via del rimanere, che ha anch'essa una giustificazione, per così dire. E quindi il problema diventa un problema in cui bisognerebbe interrogare gli italiani. E allora la conclusione mia è: si fonda un movimento politico? Questo è il problema, cioè coloro i quali, essendo europeisti, come posso dire sono quelli che parlano da questa parte, poi parlo per me, vengo da una tradizione dove l'europeismo, diciamo, è molto profondo e secolare, come posso dire, ma coloro i quali sono europeisti, che sanno che oggi c'è una cosa che sta dividendo e spaccando l'Europa, che è la moneta unica, hanno o no il dovere
di portare questa questione davanti agli italiani e davanti agli europei e dire su questo, proprio perché vogliamo mantenere la prospettiva dell'unità europea, noi dobbiamo smontare quello che oggi è diventato l'ostacolo vero alla comprensione tra i problemi dell'Europa. Questi sono i termini che io voglio. Ringrazio il professor Lamalfa. È ovvio che ci sono dei quesiti. Io vi venderei del fumo se vi dicessi che è semplicissimo uscire dall'euro. Vi posso assicurare però che tutte queste questioni, se dibattute con la corretta impostazione, si rivelano superabili o affrontabili, quantomeno. Perché è stata citata l'Argentina, tante volte è una parte dei luoghi comuni, ci ricordiamo che l'Argentina è finita nella situazione in cui è finita esattamente per il nostro problema, non per l'uscita dal cambio fissato con il dollaro. L'Argentina è finita nei guai perché ha fissato il cambio col dollaro. E poi dopo, quando è uscito, è stato traumatico, però poi dopo, insomma, le cose sono andate bene. Adesso stanno ancora male. E beh, capite, però se uno ha l'infarto e viene salvato dall'infarto e poi dopo finisce sotto una macchina, non è che è stata una colpa salvarlo dall'infarto. Poi dopo ognuno è padrone del suo destino. Quello che bisognerà fare una volta uscito dall'euro sarà lavoro durissimo. Non basta uscire da una moneta per risolvere tutti i nostri problemi, lo diciamo sempre, non è la panacea, ma è importante. Ora, mi sarebbe piaciuto fare il dibattito, non possiamo perché la sala chiude adesso, vi rimandiamo a un dibattito, a una platea più ampia, vale a dire, noi abbiamo lanciato il guanto, adesso spetta a voi su tutte le sedi portare le controindicazioni, vostre proposte, vostre idee e farlo nascere questo dibattito. Noi ci saremo a rispondere.